Ciao, sono Andrea Maderna, oggi con me c'è Francesco Tanzillo Hola. e siamo qui per chiacchierare di ben sette, attenzione, film dell'orrore o comunque thriller un po' spaventosi, cose del Mi è genere. molto divertito la programmazione di questo podcast perché ogni giorno questa lista di film aumentava e per decoro ne abbiamo tenuto fuori alcuni. Sì, perché allora spiego per chi magari si aspettava una cosa. Stasera avremmo dovuto registrare l'asta cinematografica di rinforzo, quella di metà anno. Solo che uno dei partecipanti ha dovuto dare forfè, quindi, siccome possiamo permetterci di rinviare ancora una settimana prima della pausa estiva, ho detto vabbè, vediamo se si riesce a riorganizzare prima di farla col supplente. E allora abbiamo deciso di registrare quest'altra cosa che io e Francesco stavamo organizzando da un paio di settimane, che volevamo fare, ovvero un podcast che intitolerò Brividi di inizio estate. L'ho messo anche come titolo della diretta, Ti in immagini cui. anche brividi caldi, queste cose così, giusto? E per chiacchierare di appunto di un po' di film horror barra thriller che sono usciti in Italia nelle ultime settimane e che insomma abbiamo visto e di cui ci fa piacere chiacchierare. Non parleremo invece di Tarot che tu hai visto e non mi fa piacere, non mi farebbe piacere No, confermo chiacchierarne. che non fa piacere nemmeno a me di parlarne e se devo dire di averlo visto mi metto anche un po' vergogna, diciamo, però per usare un termine riassuntivo, avete presente quei film horror adolescenziali senza pretese? Ne sentivate la mancanza? Ecco, questo vi lascio con queste domande aperte, La così come battuta recensione. facile che ti avevo fatto in chat e che ho visto che ha fatto anche Nanni Cobretti nella sua recensione è che l'attore di cartello, quello più famoso, è l'amico dell'uomo ragno. Quello È è il massimo che si vero. potevano permettere. In un ruolo secondario, peraltro, perché vabbè, No, l'attore allora ti principale sorprenderà. In realtà è uno di quelli che arriva, spoiler, fino alla Beh, fine. no, ma beh, però sembra morto, cioè fa la cosa che in realtà non è morto. È Allora, in realtà è l'amico proprio buffo. quella la mossa, perché allora è, pensate, un momento del cinema in cui lo star power dell'amico dell'uomo ragno è tale da permetterti di non morire in un film dove muoiono tutti gli altri. Poi tra l'altro c'è un cast nutritissimo appunto per fare l'effetto mietitrebbia con questa gente che muore a casaccio con un ritmo strano. Vabbè, Veramente una trashata. comunque parleremo di A Quiet Place giorno 1, Under Paris, Abigail, The Watchers, Omen, l'origine del presagio, Immaculate, la prescelta e When Evil Lurks. Questi sono i sette film che abbiamo deciso di coprire, con, devo dire, livelli di merito diversi. Ah, tra l'altro, giusto, c'è The Watchers e The Watchers trattino loro ti guardano, che fa molto anni 80 come sottotitolo. È bellissimo. Sì, che è una cosa un po' voyeur, un po' Lo so. particolare. Un po', sai, è presente anche il cinema, quello là che ci piaceva assai, italiano, horror, dei bei tempi andati. Immagina così, loro ti guardano. Pure zombie, loro ti guardano, come si portava all'epoca. Vabbè, sì, sono quelle cose. Ad ogni modo, quindi comunque andiamo anche abbastanza indietro, nel senso ci sono cose che sono uscite anche magari da un mese, ma vabbè, insomma, ci piace. Tra l'altro, con i tempi che corrono, se ci ascoltate e magari il film non l'avete visto al cinema, dopo un mese probabilmente siete pronti a recuperarlo in streaming, per cui Tempi ormai. interessanti in cui Sì. viviamo. Veramente, veramente. Allora, partiamo. L'ordine non li ho messi in ordine, diciamo, cronologico di uscita, li ho messi in un ordine che mi sembrava interessante a livello tematico e di come passare da un film all'altro. E partiamo infatti da un film che è uscito in realtà abbastanza di recente, il 27 giugno, quindi stiamo parlando di un paio di settimane, ed è A Quiet Place, giorno 1. Che è il prequel di A Quiet Place, la serie di horror fantascientifici ideata da John Krasinski, che sono, diciamo, lui aveva già diretto un paio di film prima di quelli, però quelli sono i film che l'hanno dato un po', l'hanno fatto esplodere come regista, poi di recente ha diretto quella, I famici immaginari di cui abbiamo parlato qualche episodio fa, e sono stati due film molto celebrati, perché insomma avevano una bella idea, erano diretti molto bene, anche tematicamente erano interessanti, c'erano un sacco di momenti, diciamo registicamente, secondo me di gran bravura. Questo prequel è un progetto che fin dall'inizio Krasinski ha detto: io contribuisco a livello produttivo, a livello di storia, però non lo dirigo io. Ed era stato inizialmente affidato
Jeff Nichols, che ci ha lavorato per un po' e poi, lo dicevamo l'altro giorno, l'ha abbandonato per differenze creative. Proprio la sua dichiarazione è una roba del tipo: io farei una roba estremamente mia, e se penso alle volte al paio di film che ha fatto Jeff Nichols di fantascienza, me lo posso anche immaginare, che però no, questa è roba di Krasinski, lui ha le sue idee, le sue cose, non ha senso, me ne vado, e quindi Nichols poi è andato a fare Bike Riders. Questo prequel è finito in mano a Michael Sarnowski, che è il regista di Pig, quel film con Nicolas Cage, col maiale che ammazza tutto. Bello, bello, interessante, molto Sì. interessante come scelta di carriera, poi come proseguire con questo, anche per quello che fa poi durante tutto il Beh, film. è la classica, ok, non è un film Marvel, però è la classica mossa. Ha fatto un film più o meno indipendente che ha fatto pa molto parlare di sé. Diamogli un franchise, più o meno è quello. E questo prequel, si chiama appunto. Ti dirò di Vai. più, diamogli un franchise prima che glielo dia qualcun altro e gli rovini la carriera. Può Immaginati essere. se dopo Pig facevano tipo, che ne so, il sequel di Quantumania, dove al posto del maiale ci sta la testa di coso che diventa Modok. Senza senso. Il film è ambientato, come dice il titolo, nel giorno in cui scatta l'invasione degli alieni, ovvero una roba che si era appena intravista in un flashback di A Quiet Place parte 2. E sono personaggi tutti nuovi, a parte il personaggio di Jimon Honsu, che aveva un ruolo abbastanza importante nel secondo film. Qui è veramente una comparsa, si vede in un paio di scene, giusto per fare la strizzata d'occhio e finisce lì. Tra l'altro, vabbè, ne parliamo dopo. E, i protagonisti qui sono Lupita Nyong'o, che ogni tanto fa piacere vedere che le danno un ruolo da protagonista, cioè è un po' buffo che glieli danno solo se sono film horror, questa cosa è veramente agghiacciante, sto fatto che questa ha vinto un Oscar, e dopo che ha vinto l'Oscar è riuscita a fare solo film in cui non si vede la sua faccia, film che sono biografie di persone famose, che si sa è l'unico tipo di film. E i film horror, in cui ammazza tutti, si fa ammazzare, robe del genere. Ha fatto pochissimi film, cioè una roba impressionante. Ha fatto una dozzina di film in quasi 20 anni di carriera ormai. No, Cazzo, sono 20 anni di carriera. allora, il suo primo film. No, questo era un cortometraggio. No, sono 10 anni. In 10 anni di carriera ha fatto. Vabbè, magari è una. Comunque, un film richiede un po' di tempo. Magari è una a cui non interessa lavorare. Secondo me, qualche altro film l'avrebbe fatto. Vabbè, non scivoliamo in questo discorso, questa polemica che torna ogni volta che si nomina Lupita Nyong'o. C'è lei, e a farle da spalla, diciamo, dopo una mezz'oretta di film, c'è anche Joseph Quinn, che era il dungeon master della quarta stagione di Stranger Il Things, il personaggio metallaro. che avete amato tutti. Beh, lui secondo me era anche molto bravo Sì? a Sì? interpretarlo, e qua in un ruolo sostanzialmente opposto, nel senso che quello tutto inquadrato, preciso, vestito bene, anche un po' trattenuto con emozioni, che non riesce a esprimersi troppo, si cacca sotto, è abbastanza E te diverso. lo giustifica la trama dicendo che è inglese. Beh, si sa che gli inglesi sono più chiusi degli americani, è un E po' un sarà la cliché. monarchia, che dici? Può essere. E dicevamo, il film mostra l'esplosione dell'invasione. Inizia poco prima, tipo il giorno prima, e poi si vede il personaggio di Lupita Nyong'o, che è secondo me una scelta molto interessante, perché è malata terminale, di cancro. Oltretutto, cioè, già di base non ha un futuro particolarmente glorioso come personaggio. In più va il mondo a rotoli, diventa anche complicato fare terapia, quindi figuriamoci. E quindi abbiamo questo personaggio che è la vera protagonista assoluta del film, però è anche un personaggio che vive in questa situazione in cui lei sta cercando di sopravvivere a quello che sta succedendo, pur sapendo che non le resta molto comunque di vita. E secondo me è una bella, non so se sei d'accordo, ma secondo me è un bel modo di inquadrare una protagonista anche C'è abbastanza una caratterizzazione infatti che particolare. secondo me è fighissima e poi ti volge tutto quanto il film sul rapporto col fine vita, dove un mondo intero stabilisce che devi morire in un modo e tu fai di tutto per morire in un altro, prendendo i tuoi tempi, facendo il tuo percorso, affrontando quelle che sono le tappe della tua vita in una sorta di ricongiungimento, anche e soprattutto perché la vediamo che sta in condizioni pietose, sostanzialmente dipendente dal fentanyl. Quindi in più il mondo sta andando a puttane e nel momento il mondo sta andando a puttane sarebbe stata una scelta fallita
facile vederlo un personaggio rassegnato, mentre invece, e questa è la cosa che a me è divertito molto, decide di tornare. Tutta la trama si svolge, potrebbe essere definita come la quest per l'ultima fetta di pizza decente di New York. Vabbè, sì, no, è che anche quella è una bella cosa. Diciamo, ma che me ne Sì, frega. Io sì. voglio tornare a. Poi il film più avanti spiega perché lei ci tiene a mangiare quella pizza. C'è un legame con Esatto. quando era bambina, che è una cosa molto carina. E secondo me funziona. In generale, trovo che le cose migliori del film siano proprio queste: sia il personaggio di lei, sia il personaggio di lui. È un film che si concentra molto proprio sul lato umano, sui loro drammi, traumi. E credo che li sviluppi abbastanza bene. Tant'è che secondo me la parte un po' più debole è quella centrale, che è assolutamente gradevole di intrattenimento, però è molto più incentrata su schiviamo i mostri, nascondiamoci, eccetera. Mentre la parte più interessante del film, secondo me, è l'altra. Anche perché trovo che Sarnowski sia bravo. Cioè, in generale a dirigere, e bravo a dirigere le parti, diciamo, più di dialogo, di approfondimento. Non ha però, almeno non in questo film, a mio parere, i guizzi registici che invece Krasinski ha messo in entrambi i suoi. È molto bella, devo Sono dire. molto d'accordo con te. Nonostante però questo lo renda un film diverso, qua, Sì. cioè nella stessa cosa, un film diverso e comunque con una presa anche autoriale, pur essendo inquadrato in un franchise sotto certi punti di Assolutamente, vista. assolutamente. Sai cosa? Fa un po' la classica cosa del regista indie che si ritrova col franchise, cioè alla fine spesso quello che diciamo sempre anche nei film Marvel, quello che succede è che le parti migliori del film sono quelle in cui il regista che arriva dal cinema indipendente fa le sue cose, cioè fa i momenti Sì. E drammatici, di dialogo, di introspezione e quelli che l'azione diventa chiamavamo anonima. i momenti seduti intorno al tavolo a parlare. Esattamente. La differenza però qua è che mentre spesso nei film Marvel sembrano dei momenti quasi estranei al resto del film, qui invece trovo che sia molto organica, ovviamente anche perché è un tipo di film diverso rispetto, che so, Ant-Man, ha uno scope diverso, un'intenzione diversa, eccetera, è meno intrecciato col fatto facciamo il franchise con tutti i collegamenti. E secondo me viene fuori un bel film, in cui comunque, tra l'altro, non vorrei essere frainteso, sono dell'idea che sia meno virtuoso nell'azione ai momenti horror rispetto a Krasinski, ma comunque è fatta bene, è sempre di intrattenimento, e per dire l'inizio del caos, con tutti gli alieni che arrivano a New York e che ricrea un po' echi dell'11 settembre con la cenere e la polvere, secondo me è molto bello quella parte lì. C'è una bella Sì, c'è tensione. anche un bel ritmo e è raccontato con eleganza e piglio, secondo me, senza mai appunto imitare quello che fa Krasinski, perché poi soprattutto li possiamo vedere affiancati, il 2 e Day One, insomma. E visti a fianco, comunque vedo che c'è una grammatica che si sviluppa diversamente, c'è un rapporto diverso e anche il rapporto di scala è interessante perché non è il paese sperduto, ma è New York. Quindi sono alcune delle scene di massa che sono, secondo me, fighe, molto impattanti. E gli ambienti sono ambienti diversi, ci sono problematiche diverse che vengono affrontate, secondo me, diversamente, però sempre restando appunto sul focus ristretto su poche persone, mentre invece Krasinski è come se, pur avendo uno spazio che è più ristretto, avesse un occhio un po' più largo per certi versi, mentre invece qua è veramente un film molto 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 intimo, se vogliamo. Anche in mezzo al casino, e anche quando, per esempio, ci stanno, per esempio, gli spazi che descrive sono spazi grossi, ma il focus è sempre sui personaggi, mai come questo è vissuto, mentre invece in Krasinski era l'opposto, erano spazi che avevano una dimensione ridotta, perché comunque erano la cantina, eccetera, ma c'era un rapporto con l'ambiente dal punto di vista dell'occhio del regista che era un po' più dedicato a questo e a come i personaggi si muovevano in questo ambiente, mentre invece questo è proprio incentrato tutto sui rapporti,
sui rapporti tra i personaggi. Sì, assolutamente. Però ripeto, pur essendo secondo me di grande intrattenimento nella parte più horror azione, e tra l'altro nel suo essere un prequel, secondo me riesce tutto sommato, senza diventare molesto col ti faccio chissà quali spiegoni, riesce comunque a infilarci due trovate, secondo me, riuscite. Una è che, siccome non è, cioè, gli altri due film noi vedevamo situazioni anni dopo. La situazione si era stabilizzata, c'era magari uno o due alieni. Invece qui c'è la situazione col caos, con una valanga di alieni che hanno invaso Manhattan, e c'è proprio un'atmosfera diversa, ovviamente, perché ti stai nascondendo, cioè fai un rumore e non è che ne arriva uno, che è già un problema, ne arrivano tipo 35. E c'è questa cosa, secondo me, molto bella e molto efficace guardandolo in un buon cinema, che quando sentono un rumore e parte il branco di alieni, fanno un casino pazzesco, spaccano l'asfalto, è proprio ed è molto efficace secondo me in quei momenti. E l'altra cosa, proprio a livello di lore, che so che è un termine che tu ami molto, c'ha questo momento in cui aggiunge qualcosina alla mitologia di questi alieni, senza però essere didascalico, senza spiegartela chiaramente. Stai facendo quando lui per sbaglio arriva al meteorite dove ci sta il nido e quelli si mangiano la Esattamente. merda. Sì, e praticamente lì, io ammetto non l'avevo notato, poi ho visto un'intervista in cui il regista lo spiegava, perché evidentemente dice sì, a me ha fatto piacere metterla lì, buttata lì senza che diventi invadente o didascalica, però non è che ci tengo che rimanga un mistero, lo spiego volentieri. E praticamente l'idea lì è che se tu guardi, gli alieni sono lì che camminano sopra questo strano materiale, queste specie di globi, e sotto si intravedono cadaveri umani. E quello che fanno è portarli tutti lì e ne fanno nascere queste specie di palle che poi usano per cibarsi. Vabbè, praticamente gli umani fanno parte del concime, sono Sì, fa concime. fanno gli umani fermentati, un po' tipo il kimchi, solo che lo fanno con le Bello, persone. bello, bello. Oppure, non so, le mulignane sott'olio di esseri umani. Esattamente, esattamente. Bello, io mi sono divertito, assolutamente, secondo me è un film che merita la visione al cinema, se magari ci ascolta qualcuno a cui poteva interessare, ma che era un po' dubbioso, perché comprensibilmente dei prequel si sempre un po' dubbiosi, anche se insomma questo aveva un regista interessante alle spalle. Secondo me merita, e merita di essere visto in sala, poi per carità va benissimo anche recuperarlo a casa, però l'ho trovato molto, molto riuscito. Io per esempio, lo sai, questo è il primo che vedo al cinema di tutta la serie, perché è sempre stata quella roba dove dico sì, ok, interessante, voi. Allora, all'inizio il trick non mi interessava, all'inizio proprio la prima volta quando uscì, poi tutti quanti si iniziano a spellare le mani per la bravura e me lo guardo, effettivamente ci resto sotto, poi resto un po' lì, poi arrivi il secondo. Non lo vado a vedere al cinema, me lo guardo a casa e dico cazzarola, ma quindi è forte perché il secondo anche è molto bello, secondo me, in alcune scene di grande tensione. E ha detto: ma sì, preso bene, è diventato, cioè, diciamo, una serie che mi è cresciuta nel corso dello sviluppo, nel corso degli anni, e quindi sono stato proprio contento di averlo visto al cinema, perché poi appunto è un film con una bella scala, anche se è un film intimo. Quindi non è banale. E Sì, questa cosa, no, secondo me, sono. è la sua forza, e soprattutto per me il tema del fine vita è trattato con estremo garbo, rispetto ed eleganza. Ci sono le scene che fanno, per esempio, verso il terzo atto, nel bar, tra virgolette, che sono molto, molto belle, sono molto tenere, e loro lo portano a casa veramente, veramente con eleganza. Quindi per me è straconsigliato. Sì, tra l'altro una cosa che non abbiamo detto è che nel film c'è anche un gatto che la protagonista si porta dietro, che a me ha fatto venire in mente il gatto del primo Alien, Sì. visto il contesto, e che tra l'altro non avevo realizzato guardando il film, mi sono reso conto solo dopo. Lei si chiama Sam e il gatto l'ha chiamato Frodo. E il gatto ovviamente fa parte della cosa, cioè lei, siccome a lei... Il fatto, lei cerca di salvarsi la vita, ma non perché vuole sopravvivere chissà quanto, perché vuole raggiungere un luogo, e quindi si porta dietro il gatto, che obiettivamente è un rischio portarti dietro il gatto, perché il gatto fa casino se c'ha fame, è comunque un animale in più che non puoi controllare, e se lo porta dietro. E leggevo che uno
Inizialmente Lupita Nyong'o aveva chiesto di cambiare l'animale perché aveva la fobia dei gatti e ha Assurdo. dovuto fare terapia per riuscire a girare il film e alla fine del film ha finito per adottare un gatto. E tra l'altro Allora vedi. all'inizio vedi, all'inizio la produzione voleva farlo al computer il gatto, ma Sarnowski ha insistito perché fosse vero. Hanno usato due gatti, tali Nico e Schnitzel. E nella script inizialmente il gatto in realtà doveva essere quello che io mi aspettavo avrebbe fatto, cioè un problema, perché fa casino, si incazza, fa rumore, siccome è una roba difficile da gestire in un film a comando, il gatto che soffia, hanno deciso di cambiare. E secondo me è venuta fuori questa cosa surreale del gatto che non miagola mai, non fa mai rumore, non diventa mai un problema, che sarebbe stata anche la cosa banale, se vogliamo. C'hai il Sì, gatto e ti crea casino. Per cui infatti no, devo praticamente dire. dici, è presente come stanno i film con i bambini rompicoglioni? Qua avrebbero fatto l'errore di fare il gatto rompicoglioni, a parte che secondo me avrebbero avuto una risposta di pubblico estremamente diversa, perché i gattari sono una specie di setta e quindi guai a toccare un gatto o un gattaro. E questa cosa sarebbe stata problematica dal punto di vista della comunicazione, mentre invece con questo fatto del gatto che è sostanzialmente il coprotagonista del film, invece l'hanno gestita con eleganza. Sei abbastanza in pensiero per lui, come sei in pensiero per uno degli altri due personaggi, e comunque c'è una buona caratterizzazione, voglio dire. Sì, Non è il sì. gatto scemo. No, no, è ottimo. Ultima curiosità, poi passiamo al secondo film. Dicevamo prima, New York, il film l'hanno girato a Londra. Molto E divertente. diciamo, negli studi Warner di Londra, dove hanno proprio costruito quattro isolati di New York con gli edifici alti 2 piani, e ovviamente poi il resto l'hanno aggiunto con gli effetti speciali. Chiaro. E riproducendo proprio tipo Mott Street di Chinatown, zone di Harlem, il Lower East Side, l'Upper East Side, hanno ricostruito quattro diciamo isolati, e la scena in metropolitana l'hanno fatta alla stazione di Charing Cross a Londra. Comunque, no, bello, bello, lo consiglio. Poi Molto, sì. il prossimo è l'unico di questi film che non è uscito al cinema, a meno di proiezioni speciali, non lo so, ed è Under Paris o Sous la Seine, film che è il nuovo film di Xavier Jens, che è insomma, il regista che si era fatto notare con Frontier. Come si chiamava in italiano? Si chiamava sempre Frontier, non mi ricordo. Frontiers, tipo ai confini dell'inferno, questi film, sempre Bravissimo. con questi sottotitoli altisonanti che sono un po' la gioia del nostro cinema e del nostro adattamento. Ed è esattamente quello, Frontiers trattino ai confini dell'inferno. Poi lui aveva fatto anche, vedi, stessa cosa, ha fatto Frontiers e gli hanno fatto fare Hitman. No. No. Allora, in questo film ci sono degli assassini. Bene, facciamogli fare Hitman. Devo dire, poi non ha fatto molto di successo, ha fatto una serie di altri film, ha diretto alcune puntate di Gangs of London, ha lavorato in generale un po' in TV, ha fatto anche delle puntate Che di Lupin, la serie lo di sai che Netflix. secondo me alcune puntate di Gangs of London il gusto per il trucido di Frontiers si vede. Cioè, beh, vabbè, ce l'hanno tutte, anche perché Gareth Evans è comunque il gusto per il Il trucido gusto per il non gli trucido manca. ce l'ha, e quindi come se l'è scelto proprio puntandoselo. E lui quando fa il gusto per il trucido, secondo me rende meglio, appunto perché questi horror patinati, videoclippari, TikTokettini, eccetera, eccetera, hanno rotto il cazzo. Cioè, voglio vedere la monnezza quando guardo un horror, altrimenti che stiamo perdendo? Da un film di Educande stiamo guardando. Chiaro, certo, sì. L'anno scorso, tra l'altro, aveva diretto questo Farang che non ho visto perché non ho Ah, fatto in tempo ad Farang, andare a ma vederlo. pare chi cazzo Farang, tra l'altro, No, no, ma pare sia molto bello. pensi. Un pugile in prigione, un poliziesco mazzate. Ma infatti, lo volevo vedere che Sì. proprio me lo sono perso in sala. E insomma, adesso è arrivato questo Under Paris, appunto sulla Seine, fatto per Netflix, che è un film che ovviamente in Italia questa cosa non è arrivata, non è percepita, ma credo sia un film considerato abbastanza importante qua in Francia, perché per esempio c'è questa rivista che si chiama Mad Movies, che compro non tutti i mesi, ma insomma la compro spesso, che è dedicata al cinema di genere.
E l'hanno coperto in una maniera esagerata, cioè 4 mesi di fila a fare servizi sulla produzione di questo film, perché è comunque una produzione di un certo tipo, di un certo livello, abbastanza come mai si è vista qua. Nel senso che è un film con questo livello di effetti speciali, con questi investimenti, con oltretutto un sacco di scene girate proprio a Parigi, alla Senna, che è una roba che in termini di permessi non è scontatissima, diciamo, è una cosa abbastanza inedita. Quindi è comunque un film che ha fatto parlare di sé. Per chi non l'avesse visto, ripeto, è su Netflix, è uscito. Quando è che è uscito? Penso ormai un mesetto fa, È uscito il possibile. 5 giugno, il 5 giugno, quindi sì, un mese secco, anzi un mese e qualcosa, che tra l'altro è bellissimo perché è il film c'è cioè Berenice Bello a fare la quota attori rispettabili, che insomma, di solito fa film di livello, film drammatici, era in The Artist, cioè, aveva avuto la nomination all'Oscar, mi sembra, anche per The Artist, e qui fa il film con gli squaloni, sostanzialmente. Un Mi film che è un... fa già ridere così. È un po' erede, secondo me, di Profondo Blu, film che Sì. io adoro, perché c'è un po' quella cosa che sta in costante bilico fra la L'essere sbracata tra e l'essere la cosa seria. scientificamente accurato, capisci? Sono attori che guardano monitor e dati con piglio scientifico e tirano fuori delle supercazzole spaziali carpiate per giustificare il fatto che da lì alla scena successiva sarà un barbaro massacro a base di acqua, gente che cade come gli stronzi, con la immaginati quella scena nelle catacombe però montata con la musica di Benny Hill. Tipo paperissima, ecco, immagino questa cosa così. Quindi è strano, all'inizio effettivamente sembra anche quella cosa Beh, ma ecologista, spinta, così, sai, Greta lo Thunberg, è. tutte così. Secondo me la cosa bella è che lo è. Perché, nel senso, allora, il film, giusto per dare un po' di contesto, si apre con la classica scena iniziale che ti fa vedere il mostro e ti fa vedere il trauma che il mostro ha causato alla protagonista, perché il personaggio di Berenice Bello è questa ricercatrice in ambito marino, biologico, che sta lavorando con gli squali nel Pacifico, in particolare in quella zona del Pacifico dove c'è quel grosso accumulo di monnezza che galleggia, la Great Pacific Garbage Patch in italiano, che in italiano si chiama Pacific Trash, su Wikipedia italiana è il Pacific Trash Vortex o anche Grande Chiazza di Monnezza del Pacifico. E sono lì e stanno cercando questo squalo a cui hanno messo un segnalatore perché stanno studiando il comportamento, eccetera. E praticamente lei è lì con una squadra che include anche suo marito. E quando trovano lo squalo, scoprono che è cresciuto di dimensioni in maniera spropositata e incomprensibile, e soprattutto che gli girano i maroni perché gli fanno un graffietto per prendere un campione di DNA e lui reagisce magnandosi tutti. Il suo nome è Lilith, nome no, Lilith. assolutamente casuale. Tra l'altro, quella scena molto Aliens con i point of view delle varie videocamere delle vittime predestinate. E poi c'è un salto avanti di qualche anno, ovviamente lei non fa più il lavoro sul campo, lavora a Parigi, eccetera, e quello che succede è che per motivi questo squalo arriva, si presenta a Parigi, questa cosa prende spunto dal fatto che era capitato, viene detto anche nel film se non sbaglio, con delle, non mi viene il termine, le balene quelle piccole, non mi ricordo, che arrivassero, che siccome non stavano bene, sarcazza, avessero seguito, fossero risaliti la Senna fino ad arrivare nei rami di Parigi. Credo che fosse successo qualcosa del genere, ma magari confondono, non era una balena, ma insomma un grosso animale non d'acqua dolce che era arrivato lì. Quindi c'è comunque uno spunto basato sulla realtà. E arriva sto squalo e inizia a piantare su un casino. Sostanzialmente la trama Non è avrei questa. saputo dirlo in altro modo, però è divertente perché poi cerca sempre di fare di tutto per deviare dal fatto che lo squalo sta piantando un casino. Quindi, cioè, ogni 3x2 ci sta. Io quelli che chiamo i bivi, capito? Possiamo vedere gente massacrata da uno squalo, ma concentriamoci prima sull'organizzazione della guardia fluviale. Possiamo vedere questa cosa sta facendo. Dobbiamo salvare gli squali. Momento Greta Thunberg barra Anonymous, così momento satira sociale sulle Olimpiadi. Sì. Momento che ce l'ha.
con la molle sinistra che diventa il sindaco del paese Lo squalo. dello squalo. Tra l'altro sindaca, ed è, cioè, beh, ovviamente non è lei, però c'è una sindaca a Parigi, per cui comunque sta un po' prendendo per il culo. Sì, ha questa cosa che ha tutti questi personaggi che si prendono molto sul serio, ma che in realtà il film sta un po' motteggiando, diciamo. Eh sì. E nonostante in realtà secondo me lui il messaggio ecologista comunque ce lo voglia mettere, il fatto che lo squalo ha questa mutazione che probabilmente nasce dalla chiazza di Monnezza, e anche... Guarda, vaste microplastiche che fanno. È veramente incredibile. Però c'è anche un prendere in giro le istituzioni, i personaggi che si prendono molto sul serio. Adesso poi facciamo una parentesi spoiler, perché avviso prima di farlo, perché sennò ci sono delle cose da commentare. Quello che secondo me va detto è che è un film che credo che con quella prima scena ambientata nella Monnezza, secondo me è anche un po' una dichiarazione di intenti di dire la butteremo per aria, non sarà strettamente trash, ma insomma andiamo un po' in quella direzione. E l'unico problema che vedo nel film è che ci mette un po' troppo per arrivare a quel punto. Quando poi lo fa, però non delude, perché secondo me dalla scena delle catacombe in poi è uno spacco e che gioca tra l'altro al continuo rilancio fino alla fine. Cioè io lì Io mi sono sono perso. completamente d'accordo con te, infatti quando ne parlavamo, io ero quello là scettico, tu dicevi no, guardatelo, guardatelo, io ero andato un po' avanti a un certo punto, un po' mi ero fermato, un po' perché la retorica con la quale tratta i giovani è ridicola, quindi praticamente ci sono quella con la sciocca azzurra che è la Chiara in odore di l'attivista contro il cambiamento climatico ambientalista in odore di ecoterrorismo che fa questo giro così che non finisce mai e sono tutti quanti questi personaggi un po' i giovani freak insomma cara, con questa caratterizzazione che a me diverte tantissimo e quando poi li vedi questi guaglioni sono vestiti sempre di bianco e nero, i colori non esistono e quindi cioè, mi faceva ridere questa cosa, poi ci ho dato una cosa nel momento di massimo ridicolo di questi atteggiamenti ambientalisti, poi sbacca completamente e io forse avrei voluto più scene di massacro perché poi la parte delle catacombe che utilizzeremo ormai come turning point senza aggiungere altro arriva abbastanza avanti Sì, beh, ma anche e perché quando parte la cosa nelle catacombe, sostanzialmente da lì il film non si ferma più. no, non si Cioè... ferma più e siamo tipo mancheranno 40 minuti. Resta un Sì. momento come al solito dove tutti gli eroi devono esporre il piano che comprende inaspettatamente di piazzare una bomba sotto Parigi e pensare che questa cosa possa essere una buona idea che non ha per niente ripercussioni. E poi In realtà non ce le ha, perché poi il casino scoppia per un altro motivo alla allora, fine. il casino scoppia per un altro motivo, ma poi è divertente perché succede, spoiler, esattamente quello che ti ho detto per messaggio. Guarda, secondo me piazzare una bomba potrebbe avere degli effetti distruttivi su quelle che sono sostanzialmente le fondamenta di una città. Tra l'altro c'è la bomba inesplosa di Chekhov, perché all'inizio del Tra film ti fanno l'altro. vedere che sotto la Senna ci sono delle bombe inesplose risalenti, suppongo, alla Seconda Guerra Mondiale, che diciamo tornano d'attualità nel finale del film. Sì, ma tra l'altro anche lì, quando verso un terzo di film parlano del fatto che in anticipo delle Olimpiadi vogliono organizzare un triathlon nella Senna e stai guardando un film sugli squali e hai detto vabbè, ho capito cosa succederà negli ultimi 20 minuti di La questo film. grande abbuffata. Comunque, allora, per me è divertentissimo, da lì in poi si lascia guardare prima, di no, e non è la trasciata da Sharknado, secondo, nel senso, non arriva a quei livelli, rimane secondo me una cosa più, a parte fatta meglio, onestamente, a livello registico, di E allora, a livello produzione. registico e di produzione è fatta meglio di Sharknado ed è l'ultima parte, per me siamo delle parti migliori di Sharknado 3, che secondo me è quello più bello. Ok. Comunque adesso diciamo tiro la riga dello spoiler perché voglio dire un paio di cose, per cui se non Sì. avete visto il film e non volete avere spoiler, anche se insomma non è che sia esattamente questo film ricco di plot twist e di approfondimenti, magari saltate i prossimi 5 minuti di podcast o se ci state ascoltando in podcast troverete il minutaggio cliccabile nella descrizione per saltare al film successivo. Spoiler perché dicevamo dell'attivista. La scena dove il film svolta, che è appunto quella nelle catacombe, tra l'altro molto suggestiva, cioè
è ottimo. Sì, Voglio è dire, che fai? veramente figa, sì. C'hai lo squalo nella senna, non lo fai andare nelle catacombe. È ovvio che fai la scena nelle catacombe, che cioè, è un'occasione incredibile. E è veramente un po' la versione di questo film della scena in cui muore Samuel Jackson in Profondo Blu. Nel senso che, allora, quando muore Samuel Jackson in Profondo Blu è più sorprendente, non te lo aspetti, perché proprio succede dal Soprattutto nulla. perché è Samuel Jackson, tra Sì, l'altro. no, poi fa il monologo. Però me l'ha ricordata nel senso che è il personaggio quello che si prende più sul serio di tutto il film. È quello super serioso che dice, ah, fa i pipponi, e fa una fine ingloriosa. Mamma mia, è bellissima la scena che viene addentata e portata su verso l'alto. Tra l'altro, sull'ultimo numero di Mad Movies che ho preso, la rivista che dicevo prima, il servizio in cui parlano del film. La prima immagine è quella, cioè la foto di lei da sopra dentro la bocca dello squalo, è meravigliosa. E da lì in poi proprio la spara per aria fino a questo finale che sembra il prequel di Horizon, praticamente, di un Horizon marittimo, non so A poi me come. sembra ci stanno diverse cose, tipo la scena dei Simpson in cui i delfini si incazzano e prendono il controllo del mondo. È esattamente la stessa scena, il finale è quello. E adesso comandano loro. A parte che poi è divertente, l'ha buttata, cioè, per capire il grado in cui la butta per aria, a un certo punto questo enorme squalo a cui girano i coglioni, che è una donna e si chiama Lilith, inizia a essere sostanzialmente una specie di regina alien degli squali che inizia a cagare squali che crescono al triplo della velocità e a loro volta Sì. iniziano a cagare squali Sì, anche loro in perché non questa hanno bisogno di specie di maschi, è un film contro il patriarcato degli squali, si autoriproducono. lo E fanno per noia. cioè, si riproducono talmente velocemente che nel paio di giorni che dura il film c'è già una quantità smodata di squali nelle catacombe. Li fanno saltare tipo tutti per aria, ma E ce ne sono sopravvive. ancora. Sopravvive mamma squala, non riescono a farla fuori e nel giro di 5 minuti già ci sono altri squali. È meraviglioso. E il film finisce proprio con Parigi viene devastata perché per sbaglio mentre quando scoppia il casino, gli squali iniziano a mangiarsi tutti i nuotatori che stavano facendo il triathlon, iniziano a sparare, fanno esplodere le mine, le bombe che stanno lì nella Senna e crolla tutto. Poi tra l'altro è molto divertente che qui fate fare il Trianon a questi mentre sono le bombe nella Seine. Ma Cioè. stanno sul fondo, non è un problema. E film finisce proprio a livello, si vede su tutti i quadri, ti fanno vedere la mappa del mondo che viene piano piano invasa dagli squali, tutto il mondo è invaso dagli squali, eccetera. E io stavo pensando una cosa. Allora, il finale secondo me è bellissimo così fuori di testa e chissà se farà un seguito ambientato nel È più mondo probabile che post-apocalittico. riescano a fare un sequel loro che lo riesca a fare Kevin Costner con Horizon. Hai visto che hanno deciso di rinviare l'uscita Io della l'ho seconda visto parte? adesso, una parte di me è morta in questo momento. Cioè, no, Però era la mia speranza per l'estate, invece no, mi sento male. ha senso, magari esce in streaming, un po' più gente lo Sì, vede, chiaro. monta interesse. Tra l'altro di questo potrebbero fare sia i sequel semplicemente. Potrebbero fare tipo altri 8 film ambientati nello stesso momento, uno a Tokyo, uno a New York, cioè subito dopo, quando gli squali iniziano Tutte a invadere le le altre grandi città. città fluviali, Sì. praticamente arriva questa specie di tsunami di squali. Sì. Mamma mia, che sogno. E poi fai il film post-apocalittico col mondo devastato. Io però ho una domanda. Cioè, questi squali ne nascono tipo 200 in 3 giorni. Una volta che hai invaso il mondo e questi continuano a nascere, a un certo punto non c'è più spazio in acqua per ospitare tutti questi squali. No, ma non solo, non c'è abbastanza acqua. Ma soprattutto non c'è abbastanza nutrimento, che è la prima cosa, perché tu giustamente inizi a mangiare e ti riproduci, ma c'è una specie come fosse, di plateau biologico nel quale una specie non si riproduce più di quanto consuma, in pratica. Ma magari funziona perché siamo veramente a livello pianta infestante. Sì, tipo livello Magari granchio blu, per citare un'altra. Cosa la famosa? risolvi facilmente dicendo che il sistema magari riproduttivo si attiva
quando c'è bisogno, cioè quando non c'è un branco. Una volta che ci sono tot Esatto. squali smettono di fare uova a raffica, perché se no, cioè io mi sto immaginando veramente l'oceano tipo ciotola di ramen con gli Con squali al dentro posto degli squali. spaghetti. Non credo possa funzionare così. Però Ma bello, cioè, banalmente perché poi bello. finiscono il cibo, finiscono i pesci. Penso anche a un certo punto finiscano l'ossigeno, perché il fatto di quanta aria, cioè possono anche morire soffocati perché non c'è abbastanza ossigeno sciolto nell'acqua per tutti quegli squali. Eh sì, effettivamente. Ma la stiamo Vabbè. veramente buttando molto sullo scientifico, che penso non fosse nelle intenzioni del No, film. no, assolutamente, assolutamente. Andiamo avanti, passiamo a quello Però che comunque forse voto sorpresa, secondo me questo qua se per lo me merita tutto. un 7 pulito. Per me un 7 Sta roba. pulito. Allora, il prossimo film è, mi sento abbastanza sicuro di questo, quello più vecchio di quelli di cui parliamo oggi, perché è uscito in Italia il 16 maggio, vabbè, in America anche un mese prima, però in Italia il 16 maggio. E voglio fare una cosa nel parlarne. Il film è Abigail, che è il nuovo film dei Radio Silence, che sono Matt Bettinelli, Holpin e Tyler Gillette, che hanno diretto, come si dice, hanno diretto degli episodi di VHS, varie cose, poco fa, Southbound è forse il film, primo film in cui si sono fatti un po' notare, poi Ready or Not, che in italiano era tipo Finché morte non ci, no, sì, Finché morte non ci separi. Ah, Abigail, wow, me l'ero anche scordato di averlo. Cioè, ma Abigail, qual è Abigail? E sono stato qui a pensare senza andarlo a cercare. Poi ho detto Radio Notte, ho fatto. Ah, okay. Quindi immaginate quanto è vecchio. L'ho detto, è di metà Sì. maggio, ma va bene perché non è ancora disponibile in streaming in Italia. Sai che forse è ancora fuori in qualche sala? Perché Pazzi, pazzi proprio. non mi sento di escluderlo. Sto vedendo qua. Vabbè, non è importante comunque. Hanno diretto gli ultimi due Scream e appunto adesso questo Abigail, di cui io faccio una premessa: se non sapete niente di Abigail, che mi rendo conto è improbabile, però se non sapete niente di Abigail, non e vi Continuate piacciono, a non saperne esatto, cioè, e niente. vi piacciono i film horror un po' divertenti, mettiamola così, che la buttano anche un po' sul ridere, sull'essere dissacranti, sull'andare, sul rompere un po' con i cliché le cose, guardatevelo senza saper nient'altro, perché il problema di Abigail qual è? Che nel trailer, cioè in tutto il materiale promozionale, hanno fatto la mossa, diciamo un po' codarda, se vogliamo, di svelare il plot twist che c'è praticamente a metà film, e di usarlo come selling point, cioè come proprio la cosa attorno a cui ruota il vendere il film. Quindi, se non ne sapete nulla e vi ho incuriosito dicendovi che è il nuovo film di quei registi, c'è dentro un bel cast perché c'è Melissa Barrera, Dan Stevens, Catherine Newton, Kevin Durand, c'è anche Giancarlo Esposito in un ruolo secondario, andatevelo a recuperare, non so se ancora si trova in sala o se no quando lo si recupera in streaming, perché secondo me è un buon 100 minuti divertenti. Detto questo, da adesso ne parlo dando per scontato che chi ci ascolta abbia visto il trailer, il manifesto, quel che è. Perché praticamente Abigail quasi letteralmente fa la stessa cosa di Dal tramonto all'alba, nel senso che il film inizia, che sembra un film poliziesco, thriller, criminale, e a metà film c'è il twist, e il twist è che ci stanno i vampiri. Dove nel tramonto all'alba ce n'erano una valanga, qua il vampiro è uno solo, cioè diciamo il plot criminale, che c'è questo gruppo di criminali un po' improvvisati che si ritrovano assieme perché vengono ingaggiati per rapire la figlia di un tizio molto ricco e ottenere un riscatto, e quindi loro ottenere ciascuno il loro taglio del riscatto, diciamolo, e gli viene detto: voi statevene in questa casa tutta la notte con lei, fate la guardia, e noi intanto, quello che ha commissionato il lavoro, che è Giancarlo Esposito, gestisco il riscatto. E il film va avanti un bel po' così, perché va avanti per un'oretta, durante la quale addirittura loro scoprono. Succedono tutte le cose, succedono di solito in queste condizioni di tensione dove chi sono io, chi sei tu, noi non ci conosciamo, adesso ti sfido. Ci iniziano a fare proprio dinamiche di gruppo, come se fosse un film, tra virgolette, di rapina.
Sì, il thriller con tutti chiusi nella stessa casa, un po' da camera quasi, quasi Esatto, teatrale come io non mi fido impostazione. di te, tu non mi fidi di te, ci sta un Con Kaiser Soze, in più il insomma. fatto che la cosa viene portata avanti in maniera proprio convinta, come se fosse questo il film, perché a un certo punto salta fuori che questa Abigail sembra essere la figlia di un criminale molto potente, quindi iniziano a cagarsi sotto, dicono ma forse è il caso che lasciamo perdere, qua rischiamo veramente la vita, però poi dicono ma però sono un sacco di soldi, vale la pena di correre questo rischio, eccetera. E poi appunto il plot twist è che arrivati a metà film si scopre che in realtà Abigail è un vampiro e che loro sono stati rinchiusi nella casa come giocattoli per lei che vuole divertirsi un po' con i topi e poi mangiarseli. Poi in realtà si svelano altri segreti, però diciamo questo è, adesso non voglio dire proprio tutto, magari c'è qualcuno che non l'ha visto ma ci sta ascoltando comunque, sapendo già questa cosa che viene svelata nel trailer e nei materiali, non gli dico quali sono gli sviluppi successivi. Questa cosa è un peccato secondo me, perché come sempre, per quanto mi riguarda, è un peccato quando ti viene svelato nei trailer quello che il film tratta come un colpo di scena. Mi viene in mente Le verità nascoste, quello con Harrison Ford e Michelle Pfeiffer che svelava assassino sostanzialmente nel trailer, mi viene in mente, ma anche per dire, quella mezza porcheria di Terminator Genesis comunque aveva un plot twist dopo 40 minuti di film che veniva svelato nel trailer. Lo stesso Terminator 2 lo vendettero sul fatto che Arnold Schwarzenegger nel 2 era il buono, che era una cosa che per carità si scopriva dopo un quarto d'ora, ma che comunque per quel quarto d'ora veniva trattata come un colpo di scena, cioè il film giocava in quei primi 10-15 minuti sull'ambiguità dei due che stanno inseguendo, per cui insomma secondo me è sempre un peccato. Mi va bene quando mi stai rompendo una roba che succede nei primi 10 minuti, quando mi svegli la svolta di metà film, insomma, mi girano un po' più i maroni, anche se. Soprattutto perché poi il film è costruito in modo tale che ci sia questo, tra virgolette, mistero. Sì, Cioè, sì. a un certo punto ci sono proprio, sempre spoiler, ci sono momenti in cui iniziano a succedere degli omicidi, effettivamente là nessuno sa che sta succedendo e la regia non è che ti fa vedere il mostro che compie questa Sì. cosa, ci sta l'ombra, ci sta il dubbio, cioè ci sta proprio questo, i personaggi che non sanno niente gli uni degli altri iniziano a incorparsi a vicenda, cioè è Anche perché, proprio... come dicevi prima, c'è l'elemento Kaiser Soze, loro sanno che per questo criminale che è il padre di lei, lavora questo killer incredibile che ammazza la gente chiusa dentro le stanze, alla Agatha Christie, e quindi pensano che sia arrivato o che magari sia uno del gruppo. E il problema è che tutta questa parte qua viene rotta se tu sai già il vampiro viene rotta, innanzitutto perché tu stai aspettando che si sveli sta roba perché sai che è lì che il film poi ingranerà e arriverà al dunque, ma soprattutto è rotta perché non ha nessun senso tutta la tensione, cioè tutta la tensione, tutti i dubbi, tutti gli scambi sono costruiti su una roba che tu sai non essere vera. Perché lo sai già che la realtà è che lei che li ammazzerà e farà casino. Per cui veramente una grossa scortesia, secondo me, hanno fatto svelare così. Qui, parentesi, il rovescio della medaglia è che lo capisco, nel senso che il motivo per cui, cioè, può sembrare assurdo che Hollywood spesso sveli il plot twist nel trailer, il motivo per cui lo fanno è molto pratico, nel senso che cioè, è doppio. Da un lato è un modo per vendere il film. Tu fai vedere che c'è sta roba, oh, figata, e la gente viene a vederlo. Cioè, è una cosa che funziona. Poi, in questo caso specifico, ti attiri il pubblico che vuole vedere il film che Abigail diventa da metà in poi. In più, c'è il fatto che la gente si incazza spesso col plot twist. C'era quell'esempio che avevo raccontato anni fa del remake di Pet Sematary, dove la svolta era che invece di morire il bambino, moriva la bambina. E questa cosa, su cui ovviamente il film gioca, perché essendo un remake, dice la parte del pubblico che ha visto l'originale, c'è la scena in cui succede che sembra che sta per venire investito il bambino e poi invece muore la bambina. Questa cosa qua veniva svelata nel secondo trailer. Perché? Perché avevano fatto i test screening e nei test screening la gente dava il voto basso perché questo twist, il fatto di iniziare a vedere il film e scoprire che era la bambina che moriva, li faceva incazzare. Quando hanno buttato fuori il trailer e quindi la gente che veniva ai test screening aveva visto il trailer e sapeva in anticipo di questa cosa, i voti sono saliti. Cioè un sacco di gente
non gli piace la sensazione di essere in un certo senso tradita, presa per il culo dalla svolta narrativa del film. E se la sa prima, invece di essere magari delusa perché gli hai rovinato il colpo di scena, è più serena, si gode di più il film. Quindi c'è questo problema, cioè loro temono proprio che il film venga apprezzato meno se non sveglia la cosa. Poi qua volendo c'è anche l'altro problema del uno, se tu fai il trailer di Abigail per non rovinare il colpo di scena, lo devi vendere come un thriller realistico. E poi magari la gente va a vederlo e non è interessata a vedere la seconda metà del film in cui c'è una vampira che sventra tutti O e magari quindi nel c'è anche questo frattempo te lo rischio. sei affabulato, il pubblico si è interessato a quello che succede nei vampiri, che succede al film, ai personaggi, e quindi dici, ah, cazzo, però. Eh no, lo so, però se ci pensi esiste sicuramente un sacco di gente che si guarda volentieri il thriller che è la prima metà di film, ma che non vuole guardare il film splatter, Sì. sostanzialmente. E quindi capisco che è una situazione delicata. Il succo però è che a me che il film piace, interessa, mi piacciono entrambe le sue anime, ma è un po' rovinato la prima metà di film in questo modo. Sono completamente d'accordo, specie perché poi il film che avevano in mente gli autori, io non lo so com'è, perché io ho visto tutto quanto il film con quella spada di Damocle del fatto che so, ma addirittura, ma senza nemmeno il thriller, il poster, cioè proprio dal poster, manco a dire ho scansato tutti i trailer fino a che sono arrivato al cinema, il poster. Eh sì, abbastanza, sì. No, poi sul poster c'è la tagline, i bambini possono essere veramente dei mostri. Ma Children can be esatto. such monsters, cioè capisci che soprattutto nel momento in cui iniziano a chiedersi chissà chi sarà, vabbè, è lei. E questa cosa è veramente un peccato e secondo me gli autori, il film è concepito che questa cosa sia un colpo di scena. Tra l'altro, il problema, come spesso accade in questi casi, non è che il film è rovinato, se tu, cioè ha una seconda visione. Il film, perché la visione, sapendolo già, è comunque bella perché noti le cose, eccetera. Il problema è che, secondo me, è bello avere la prima visione in cui non lo sai e vieni ingannato e poi sorpreso. Poi, dici, in un secondo tempo io decido di riguardarmelo e magari mi godo il fatto di osservare la prima metà di film, tutti gli indizi, le piccole cose, e tutte le cose che dice, ah vabbè, in effetti è ovvio che sia lei, è ovvio che ci sia un mostro dietro. Questa cosa è veramente un peccato, perché poi il film, secondo me, senza essere chissà cosa, ma è molto divertente. Il cast è affiatato, sono tutti bravi, poi c'è Kevin Durant che io gli voglio, lo adoro, qualsiasi cosa faccia, lo trovo sempre meraviglioso. Io sono uno sfegatato fan di Dan Stevens, pure quando Ah beh, anche sì. fa il cattivo, perché lui è veramente, secondo me, uno degli attori più sottoutilizzati del panorama cinematografico, perché veramente lui è molto versatile, perché ti fa qua il tipo così, però lui viene da Downton Abbey, che era un personaggio completamente Sì, diverso. lui faceva il pacio, tra l'altro era anche un po' sovrappeso in Sì, era anche un po' Downton sovrappeso, ma Abbey. E poi era faceva. giustificato dal fatto che stava in sedia a rotelle. Ho Sì, fatto, no, quindi. faceva il cicci super pacioccoso, il fidanzato ideale che poi si schianta con la macchina. spoiler. Sì, no, ma lui secondo me è ottimo, però ribadisco Kevin Durant, il bestione gigantesco, io lo adoravo. Infatti uno dei motivi per cui ho amato la serie TV, The quella Strain. The Strain, è perché lui lì proprio, non essendo un film, ma essendo una serie TV, quindi poteva essere quello carismatico, lì era spettacolare, era Vassili, era meraviglioso lui lì. Ma lui secondo me è sempre molto bravo quando gli danno dei ruoli in cui può tirar fuori un po' di personalità. Tra l'altro nell'ultimo pianeta delle scimmie, credo faccia la scimmia cattiva, cioè Sì? Non l'antagonista finale, non vorrei l'ho ancora sbagliare. visto, tra l'altro, l'ultimo Neanch'io, pianeta. neanch'io l'ho È visto, sì, è uscito Proc. sui canali della Murra, però non l'ho ancora visto. Proximus Caesar è la scimmia antagonista, diciamo, che vendora. E c'è Melissa Barrera, che appunto Che era a anche me lì uno piace screen sempre loro. tantissimo, Sì, tra l'altro tantissimo. qui è bello, è buffo perché ovviamente è una donna bellissima, ma nei due Scream, siccome il personaggio di quella, la sexy di turno ce l'aveva, com'è che si chiama? Dai, mercoledì. Figurati se quella è la sexy di turno, scheletrino là. Lei so, però era Jenna Ortega. Jenna Ortega, esatto. E lei era la sorella rompicoglioni, Melissa Barrera. Invece qui
è truccata e vestita per essere il personaggio super sexy, intrigante, secondo me è di una bellezza devastante in questo film. Mamma mia. Oltre a essere brava, oltre a essere meravigliosa quando è ricoperta di sangue. Poi c'è Catherine Newton, a cui voglio sempre bene, da Halt and Catch Fire, Io seguo anche la sua carriera da golfista. che vabbè, purtroppo è anche la figlia di Ant-Man, però insomma non si può fare Beh, tutto. però ce lo dimentichiamo quella figlia. La figlia di Ant-Man in una delle sue tre incarnazioni. Sì, era ottima anche in Freaky. Però, ma pensa, era in Lady Bird, suppongo in un ruolo minore, non me la ricordo minimamente. Ma forse perché non l'avevo ancora visto Halt and Catch Fire. Comunque no, un bel cast, divertente, c'è azione, ci sono un sacco di risate, quando la butta sul trucido, sanguinarissimo. Per me è proprio bello, cioè, Melissa sì. Barrera è sempre insieme a Sydney Sweeney, che ne parleremo dopo, una grande scream queen, secondo Sì, assolutamente, assolutamente. E tra l'altro devo dire, secondo me nel suo piccolo, adesso senza volerlo elevare più di, però è anche, e qua vabbè, magari andiamo anche un po' su spoiler più pesanti, è sorprendente in come ha un paio di personaggi che in altri film sarebbero stati insopportabili e in questo film qua invece va a finire che mi dispiace quando muoiono. Tipo il personaggio di Catherine Newton, il prototipo del film, che quando arriva il momento in cui tira le cuoia, sei contento, diciamo, finalmente se l'è levata dai coglioni. E invece qui, secondo me, lei c'ha uno sviluppo nel film che alla fine mi dispiace per quello che succede. Sì? Tanto più che poi la sua morte si collega pure a quella di Kevin Durant, quindi figuriamoci, è proprio il momento di lutto per me. È bella anche la svolta finale che diventa lo scontro micidiale. Poi a me ha fatto molto ridere che c'è Dan Stevens. E alla fine arriva Matthew Good, che è quello che in Downton Abbey ha sostituito Dan È Stevens quando se n'è andato. diventato il conte di Grantham. Esatto. E qua è il conte Dracula. Giustamente. Per cui no, bello, bello. Cioè, e secondo me, alla fine sta nella zona. Under Paris come tipo di film, cioè è l'horror sanguinario che la butta anche un po' sul ridere, che non, cioè non è che è Shining, però fatto bene, divertente, un po' meglio secondo me questo di Under Paris, proprio un po' più elegante, un Sì, po' più me perché confezionato meglio. loro sono registi bravi. Io lo considero tra i tre film loro che ho visto sicuramente è il terzo posto, ma perché quelli prima sono gli Scream e Ready or Not, che Ready or Not è stato tra l'altro uno di quegli esordi folgoranti in cui non c'è niente da perdere, Beh, fanno il film e viene forte. non era l'esordio in realtà, E però. era il film grosso, insomma. Sì, Il finco. primo Sì. film grosso. C'era questo Southbound che non era niente male, che avevano fatto prima, che però era un film episodico. Cioè, loro prima avevano partecipato a VHS, a questo Southbound. Forse questo Devil's 2 è il primo film non episodico che hanno fatto. La stirpe del male, però non l'ho visto. Ora sono quasi certo di averne sentito parlare, però poi è andato completamente perso andiamo subito alla Sì, vabbè, stirpe del loro male. comunque sono usciti con Finché morte non ci separi, che peraltro era uno spacco quel film, Sì, era veramente mi uno sono divertito spacco. tantissimo. Va bene, dai, passiamo al film successivo. Yes. Ok, allora, il film successivo è questo The Watchers, trattino loro ti guardano, Fa già ridere così. sì, che è uscito in Italia al cinema il 5 giugno. Neanche questo fuori da un mese, non so se sia ancora nelle sale, però non mi sento di escludere che in qualche sese d'estate gli horror tirano in Italia, per cui. Che è il film d'esordio di Ishana Knight Shyamalan, figlia di M. Night Shyamalan, che aveva già fatto la seconda unità sugli ultimi due di Shyamalan, Old e Knock e Bussano alla porta. E qui fa il suo esordio come regista. Ovviamente, come si dice, immagino aiuti essere figlia di quello là per fare il Banalmente terzo perché anche Patata ti produce film, quindi film. Infatti, però vabbè, insomma. E protagonista Dakota Fanning, poi vabbè c'è Georgina Campbell che era la protagonista di Coso, cioè, di, com'è che si chiama? Barbarian. Altro film sì. divertentissimo. E pochi altri attori, cioè, altri due attori che onestamente non conosco, Oliver Finnegan, no, Oliver Finnegan, no, qual è quello che conosco? Questo
Olwen Fuere, chi è? Che poi sono facce. Ah, è la signora in là con gli anni, Olwen Fuere. Mamma mia, che tra l'altro che faccia da M. Night Shyamalan che c'ha. Uff, c'è quella faccia spiritata di quella che non la conta giusto. Inquietantissima, inquietantissima. No, ecco chi è l'unico altro che conoscevo. Come si chiama? Professorone, forse. Esatto, John Lynch, che è un attore che ho visto in 100.000 serie TV inglesi. Allora, il film racconta di il personaggio di Dakota Fanning, questa ragazza americana che è in Irlanda perché sta là. Lavora in un negozio di animali, deve fare un viaggio in macchina, finisce in una foresta, si ritrova bloccata in questa foresta, la macchina non funziona più, si perde nella foresta e incontra, come si vede nel trailer, questo gruppo di persone che se ne stanno rinchiuse in una casetta e che sostanzialmente le spiegano che si può uscire di notte, cioè di giorno, ma di notte bisogna stare chiusi dentro questa casa perché se sei fuori ti ammazzano queste creature misteriose che sono fuori, che oltretutto arrivano e si mettono a guardare la gente che sta nella casa attraverso una grossa vetrata. Quindi, Una my specie di cons. pesce in acquario. E allora, Esattamente. qua secondo me sul concetto di eye concept mi viene da dire che il padre l'avrebbe fatto come eye concept, quindi ambiente ristretto, mentre invece qua soffre secondo me il passaggio di scala, perché finché è eye concept e il film è Beh no, qua però pure là, il trailer te lo vende come eye concept, ma My poi se ne concept vuoi tanto. è il fatto che ci sia una premessa semplice da riassumere, cioè il film è incentrato su sta roba, mentre il low concept è quando il film non ha l'idea folle che è facile da comunicare, ma è magari un film Ok. basato più sui personaggi, Sì, sui sì, rapporti, sì, che sì. poi contano anche i personaggi, però effettivamente è un film che puoi riassumere con l'idea di base, cioè ci sono delle persone che stanno chiuse in una casa e vanno dei mostri a guardarle, non si può uscire la notte. Che fai? Perché poi il problema qual è? Che siccome è una foresta in cui ci si perde e da cui non si riesce a trovare l'uscita, ci sono questi punti attorno alla casa che segnano il limite oltre al quale stai rischiando grosso, perché se ti allontani di più poi non hai il tempo di tornare alla casa prima che arrivi Dei punti di la non notte. ritorno. Esattamente. E ovviamente da lì comincia poi tutto il giocare sul mistero, cercare di scoprire cosa stia effettivamente su succedendo, cercare di scoprire anche come riuscire a fuggire, eccetera, e verranno fuori plot twist, svelamenti vari e via dicendo. Allora, prima di. Ovviamente è un film di cui secondo me è interessante parlare, anche se poi parliamo di che cosa si scopre, tanto più che appunto è uscito da un mese. Sì. Però prima, senza spoiler, io l'ho trovato un film discreto, assolutamente godibile, affascinante la mitologia che racconta, ha i suoi momenti di tensione che funzionano bene, anche se secondo me nel momento in cui si svela tutto, nonostante abbia trovato affascinante l'idea, secondo me la tensione un po' si scioglie a quel punto, non riesce anche nella parte finale dove dovrebbe essere, non riesce a ritrovarla la Diciamo tensione. comunque in effetti poi, e qua sono io forse un po' dentro, quando iniziano a uscire le rune sul cellulare, io capisco subito, cioè l'ho capito subito, ah, ma adesso volete farmi un film su questa roba? Vabbè, quello ci sta. No, ma poi, allora, al di là dello svelare la mitologia, c'è un twist in particolare che secondo me è super prevedibile, ma in maniera consapevole. Cioè, io credo che sia il classico twist che se qualcuno lo sta guardando e non ci pensa, ottimo, si becca la sorpresa, ma non è un problema, se lo intuisci perché è talmente, cioè, è posizionato in una maniera talmente chiara del ti sto raccontando questa cosa, ti sto svelando mano a mano come funzionano i meccanismi, le cose. Me lo aspetto che una parte degli spettatori intuisca, ah vabbè, ok, ci sarà questa sorpresa alla fine. Poi parliamo più nel dettaglio di sta cosa facendo gli spoiler. L'unica cosa che volevo aggiungere senza spoiler, secondo me è un film che si guarda tranquillamente, è inevitabile fare il confronto col padre e trovo che magari si farà, però al momento lei non, trovo che non abbia il talento a livello di visivo, di messa in scena, di immagini stordenti, anche proprio di eleganza estetica che ha suo padre. Sono completamente d'accordo. Cioè, è una che si ferma un pelo prima. Nel senso, comunque, è ben indirizzata a quello che fare, perché comunque è diretto con competenza e forse un po' di maniera in alcuni punti. Nel senso che
fa dei movimenti di camera che sono completamente non richiesti, non necessari, li fa soltanto perché boh, ce li voglio mettere, e questi quindi per questo li trovo un po' di maniera, che però non è la maniera del padre. E quindi questa cosa, diciamo, sì, è interessante. A me poi, giovani che lavorano, un po' a morire di Dio. Però ecco, appunto, secondo me si ferma un po' prima e soprattutto molto del lavoro da fare è sul racconto. Perché questo qua, diciamo, è un film, più che lo Shyamalan, l'hai anche visto, a confronto, questo è un film molto dritto. Sì, ma infatti, cioè, allora, è capace, beh, poi c'ha 25 anni, insomma, beh, per carità, Sì. ci sono registi, in genere quando uno è su un certo livello a 25 anni già lo vedi, ma insomma, la tensione secondo me riesce a reggerla bene, la scena in cui scendono nel pozzo o la scena in cui sono lì chiusi dentro la casa e c'è la personaggio fuori che bussa e cercano di capire se aprire la Sì, porta o quelli no, là sono fighi, sono sono fatte momenti molto proprio bene. fighi. Ne faccio proprio una questione a livello di idee visive. Secondo Sì. me manca un po' di inventiva e manca anche proprio un po' di capacità di dipingere questi quadri. È come se fosse, fa brutto dirlo, però sembra un po' uno che sta cercando di imitare Shyamalan, ma non c'ha la stessa forza espressiva. Manca il manico, letteralmente. Mi ha fatto un po' quell'impressione, perché poi come tipo di atmosfera anche di colore, di estetica, va molto in quella direzione, ma non ci arriva. Non saprei come altro metterla. Fermo restando che rimane un film assolutamente di intrattenimento e con dei bei momenti di tensione. Super godibile, cioè anche magari se te lo vuoi guardare in scioltezza, senza aspettarti niente, secondo me se lo godi anche. È Sì, soltanto che noi assolutamente. siamo degli sgamati e quindi abbiamo annusato subito. Però magari siamo un po' più, non dico chissà quanto siamo, ma un po' di scorza di limone ce le siamo mangiati, insomma. Sì. Ecco, e tra l'altro è bello perché stavo guardando, c'è una linea, allora, sempre di come Quiet Place, che è il film dove inizia l'Apocalisse, poi Under Paris, che è il film che finisce con l'Apocalisse, e il film Super Splatter, quindi siamo passati ad Abigail, che è il film che diventa super sanguinario come Under Paris nella seconda metà, ed è il film dove c'è il plot twist che viene rovinato dai materiali promozionali. A proposito di plot twist, The Watchers c'ha appunto delle svolte nella seconda parte che non vengono assolutamente, cioè non obiettivamente il trailer di The Watchers è fatto proprio bene se sei uno che non vuole Sì, spoiler, perché non spiega veramente nulla, a parte ed è proprio. soprattutto è soltanto il trailer, è soltanto l'eye concept, è i primi 45 minuti di film. Sì, esattamente. Vedi, il problema è che quando tu fai un film high concept, lo vendi con l'eye concept. Insomma, nel caso di Esatto. Abigail, l'eye concept è il plot twist. Cioè, lo vendi con l'eye concept è la vittima, è in realtà il Il vampiro, è il carnefice. carnefice, e lo vendi con quello. Tra l'altro, l'abbiamo appena spoilerato a chi magari aveva saltato la parte prima per non farselo Ah, boh, però spoilerare. secondo me ci sta ancora tantissimo alto oltre a Però quello che non sì. abbiamo detto, quindi. Facciamo un po' di spoiler su The Watchers. Sostanzialmente ci sono due cose grosse. Uno è la mitologia che viene spiegata, ovvero che questi qua sono tipo i discendenti delle fate irlandesi, Sì, degli elfi irlandesi, che sono diventati. sì, sono praticamente un po' gli elfi, un po' gli elfi oscuri della mitologia norrena, insomma, sono sta. Ti È una sgorbi. interpretazione un po' più terra terra delle Ci so fate, pure sostanzialmente. c'è pure quella cosa dell'essere doppelganger perché si travestono da esseri Sì, e allora umani. ha due fasi, nel senso, sono appunto, erano le fate, vivevano in pace con gli umani, poi scazzano e gli umani decidono di rinchiuderli sottoterra, tipo, e questi escono un po' incazzati, diciamo. E quindi Sì, perché chiunque si. poi gli tolgono la magia. Sì, e sono confinati in quella foresta, quindi chiunque passi da lì, loro per sfogarsi gli fanno fare, gli passano sotto l'inferno. Solo che poi salta fuori che alcuni di loro hanno imparato a cambiare forma, cioè allora no, hanno imparato a cambiare forma, ad essere mutaforma. E ovviamente a quel punto dice, ah vabbè, si scoprirà che uno, se non tutti e tre i tizi dentro la casa che lei incontra sono degli elfi trasformati. E in realtà quello che si scopre è che solo uno di loro lo è, è che è lì fin dall'inizio
E vabbè, insomma, poi ci sono sviluppi, e uno degli sviluppi è il fatto che si viene a scoprire che a un certo punto erano nati degli ibridi, no? De figli di elfo e umano, e umana, o umano ed elfa. E quello che scopriamo alla fine è che l'ibrido, che faceva parte del gruppo e che era camuffata da umana, è in grado di andarsene dalla foresta, mentre gli altri sono bloccati lì. E quindi poi c'è il finale in cui lo affrontano. E secondo me qui è proprio quella cosa che dicevo, cioè è la svolta che si capisce, perché nel momento in cui tu vedi, se sei uno che ragiona in questi termini, appena vedi che ci sono i mutaforma, dici vabbè, uno di loro è mutaforma, probabilmente la vecchia è inquietante. La vecchia inquietante che vede se stessa, che racconta di aver visto se stessa in mezzo agli alberi. Sì. Chi lo avrebbe mai detto? Però secondo me questo non è un problema, perché visto gente che diceva sì, vabbè, ma il twist l'ho sgamato subito. Sì, ma secondo me non è un problema perché è uno di quei casi in cui se lo intuisci ti crea comunque la tensione del ok, ma allora cosa farà? Ma poi sarà veramente così? Cioè stai lì e comunque a farti delle domande. E trovo che quella parte comunque funzioni, e mi è piaciuta molto la parte in cui scendono nel bunker e trovano le registrazioni e piano piano si Sì, svela un diciamo il po' tutta la mitologia. momento found footage. Sì. No, ma di nuovo è un altro, è proprio un insieme di questi film gradevole, cioè nessuno di questi quattro film di cui ho parlato, io ne ho visti tanti di horror che sono usciti alla fine e ho detto, Madonna, ma che cazzo. Questi sono Nessuno ti fa tutti di tirare il intrattenimento, bestemmione, sì. Nessuno assolutamente, sì. ti prende oggettivamente per il culo. No, assolutamente. Questo gli manca qualcosa, gli manca un po' di forza, quello che abbiamo detto prima, però secondo me funziona, è divertente fino alla fine, si spegne un po' proprio alla fine, cioè una volta che scappano c'è cioè quella parte di sì, ma adesso. Quando si siede letteralmente, quando finisce l'eye concept, che ci sta un'altra mezz'ora di film, che invece di Sì, essere sì. mezz'ora sarebbe stato più simpatico, fosse stato un quarto d'ora, Dove cioè viene per tenere un po' svelato? più il ritmo su, insomma. Sì, anche perché poi ti viene svelato così lentamente questo plot twist che secondo me a quel punto l'hai L'hai capito. annusato, uff, che stava arrivando il plot E twist. poi c'è. Però mi piace, e in questo è proprio figlia di suo padre, come, che lo risolve in una maniera meno ovvia, nel senso che non lo risolve facciamo fuori il mostro, ma sempre con questa cosa del troviamo un punto d'incontro. C'è sempre lui, sempre questi finali che cercano un po' di. Vanno sullo spirituale, sull'amore, Chissà queste poi robe qua. effettivamente quanta roba c'era nel che ci ha aggiunto lei e quanta roba era nel libro dal quale è tratto. Io non l'ho letto il Nemmeno libro, io. non so onestamente se, come si dice, il finale segue in tutto e per tutto quello che succede nel libro. Onestamente non ne ho Non idea. nemmeno non ho più pallida idea, nemmeno io. Che non è scontato perché, ad esempio, bussano alla porta, Shyamalan ha cambiato molte cose significative. Lo sai ancora? Non l'ho visto, quindi non mi dire niente. Ah, figurati, figurati. Subito. No, ma sti cazzi gli spoiler, però se togli la percentuale di spoiler dentro a Shyamalan, ci stai facendo proprio un danno Vabbè, grosso. per carità, per carità. Va bene, secondo me possiamo passare al film successivo. Sì, che è Omen. Giusto. Omen trattino, l'origine del presagio. I trattini, che è un film sorprendentissimo. Sono Per quanto mi d'accordo. riguarda, diretto da questa Arkasha Stevenson, che è al suo film d'esordio, aveva fatto un paio di cortometraggi, aveva diretto un po' di cose in TV, però giusto qualche puntata, diciamo. Tra l'altro ha un passato da giornalista fotografica, cioè fotografo per il Los Angeles Times. Lo sai che un po' di gusto per questa roba comunque è percepibile? Sì, beh, per la composizione. Beh, comunque, allora, il film è un prequel di Il Presagio, Omen, Il Presagio, il film di Richard Donner del 1976, che poi aveva avuto tutta una serie di seguiti. E
E questo è un film ambientato prima, cioè ti racconta la storia di come nasce Damien, il bambino che troviamo nel presagio, cioè di tutto quello che succede prima del prologo, dell'apertura del film originale che si apriva appunto con la nascita di questo bambino. In realtà il film si apriva con... Con la dove veniva dato in adozione, tipo. Nasce il film perché Ok, il sì, protagonista lo... originale sono il diplomatico americano e sua moglie che sono a Roma. Nasce il figlio della moglie, viene detto a lui che il bambino è morto e viene persuaso ad adottare un altro bambino di cui è morta la madre di parto. E lui, tra l'altro, non dice alla moglie che ha fatto questo scambio e lo chiama Anche il Daniel. padre dell'anno, anche Sì, questo, eh? esatto. E vabbè, e poi si scoprirà che appunto il Il figlio, figlio appunto, è il figlio del demonio. è l'anticristo. Detto proprio chiaramente. Questo film ti racconta come si arriva alla nascita di questo bambino qua. Buttandolo sul cospirazione, c'è la baracca della chiesa che ha deciso che viene contestualizzato negli anni 70, sono movimenti politici, la nuova gioventù che ha perso l'amore per la chiesa, eccetera, e c'è questa sezione, diciamo, della chiesa che decide che bisogna riportare il gregge dai pastori. E come lo Con la facciamo? paura. Facciamo nascere l'anticristo che fa su un casino, la gente si caga addosso e torna a credere in Dio. Mi sembra un piano senza il minimo rischio che Genni. le cose vadano storte. Genni. E il film è raccontato attraverso gli occhi, seguendo la storia di questa ragazza interpretata da Nell Tigerfree, tra l'altro secondo me veramente brava lei, oltre Anche che un la ottima Scream Queen, pure lei. brava, carismatica, un volto veramente di grande personalità, cioè ipnotica. E tra l'altro, non è esordiente, però è tipo al suo quarto ruolo al cinema, qualche apparizione in TV. Ah, non lo sapevo. Vabbè, io non l'ho guardato. Era Myrcella Baratheon nel Trono di Spade. Wow, ha praticamente successo È in sei puntate. mille anni fa, sì, È in sei Miss Elle. puntate, è in sei puntate divise fra la quinta e la sesta stagione. Era nata cristiana praticamente. Tanto perché Beh, Myrcella attenzione però. Baratheon era una delle figlie di Cersei e credo. È l'unica figlia di Cersei. È la figlia di Cersei col fratello, quindi sì, Myrcella. E fa una fine in merda se non sbaglio. Come beh, facile. Facile. Come sto fatto che non hai visto Game of Thrones? Beh, perché non è capitato. Poi non ero attirato perché avevo letto il primo libro, ma mi aveva fatto cagare, quindi. E quindi non l'ho mai seguito. Però secondo me... Sì, ma non ce l'ho fra le priorità. Magari prima o poi succederà, ma non è fra le cose prioritarie. Sai come funziona la mia vita? Ci sono Sì. 100.000 cose che magari guarderei, ma ce ne sono 100.000 che mi interessano di più e manco riesco a guardare Diciamo ci quelle. sta questa lì, la priority list che a un certo punto sì, Sta mi nella rendo fascia conto. Call of Duty, sono sicuro che mi piacerebbe, ma non me ne frega un cazzo. Ti capisco perfettamente, soprattutto perché poi, cioè, io mo sto riguardando Lost dopo che è uscito 10 anni fa, ok? Ed è una cosa che ho sempre procrastinato, inventandomi 3.000 cose, tipo mi sono prima guardato tutto quanto Alias, ho detto ok, adesso sono pronto a guardare Lost. E detto, vabbè, ma tanto io già so effettivamente come si risolve, quindi che cazzo me lo guardo a fare? Poi in realtà me lo sto guardando per bene, con molta calma, e dico, cazzarola, comunque, un manico incredibile nel fare sta serie. E secondo me, purtroppo, Game of Thrones all'inizio, soprattutto, non aveva il manico che aveva all'inizio Lost. Vabbè, che devi fare? Comunque, allora, c'è Nell Tigerfree, abbiamo detto, molto brava, molto carina, io me ne sono abbastanza mezzo innamorato guardando questo film, e nel ruolo di Margaret, cioè una suora in divenire americana che viene inviata a Roma per lavorare all'orfanotrofio, in un orfanotrofio prima di prendere il velo, e che si ritrova appunto a vedere avvenimenti un po' strani, vede questa ragazzina un po' fuori di testa, che è anche lei lì nell'orfanotrofio, e incontra parlando
padre Brennan, interpretato da Ralph Ineson, che era il padre di famiglia terribile di The Witch, oltre che vabbè, altri ruoli, e che è il personaggio che c'era anche nel film originale, che faceva una brutta fine, cascava mi pare in testa un lampadario o qualcosa del genere. Sì, perché poi effettivamente Omen era pieno di sta roba, dove incidenti divertenti, cioè una guida sì. Su come evitare che ti succedano cose sul lavoro, tipo un film scritto da uno che fa analisi rischi sui cantieri. Sì, sì. Tra l'altro anche qua c'è un po' un twist, ma ne parliamo dopo. Padre Brennan le racconta che lui sa che c'è questa cospirazione per dare vita all'anticristo e probabilmente hanno già fatto fare sesso a sto demonio con una donna e ne è nata la donna che sarà la madre che darà vita all'anticristo. E chiaramente quindi diventano sospettate di poterlo essere le varie ragazze che sono nell'orfanotrofio. A livello di collegamenti con l'originale, oltre al fatto che appunto alla fine nascerà Damien, c'è padre Brennan, si intravede anche padre Spiletto, che era il grande capo della cospirazione nel film originale. Per il resto il film si fa abbastanza gli affari suoi, c'è Sonia Braga nel ruolo della badessa, no, com'è che si dice in Sì, italiano? la badessa, la madre La badessa, badessa, la madre corretto. badessa, c'è Charles Dance che è nel ruolo di un prete, Bill Nye il cardinale, c'è un bel cast, devo dire, di gente di una certa età. E il film, secondo me, è un bel. Allora, con me ha un problema. A me, appena parti nella direzione religiosa, il demonio, queste cose qua, mi si spegne l'interruttore della possibilità che io mi spaventi guardando il film. Perché proprio, non so, suppongo che sia il mio rapporto con la religione, però proprio anche l'esorcista, tutti questi film qua, lo guardo, mi diverto, ne apprezzo la fattura. Non mi mettono minimamente addosso ansia, tensione, men che meno paura, cioè si scivola proprio quasi nel ridicolo per me. Mi godo magari il resto, cioè la parte più drammatica. Per me L'Esorcista è sempre stato un film drammatico invece che un horror. Ah, il terrore! E qui la stessa cosa, nel senso, ah, sta nascendo Satana, vabbè. No, non mi dice niente questa cosa. Non lo dico per dire Quindi, che non è un perché film sei che. uno di quei giovani che disprezzano la Chiesa che la congrega Esattamente. voleva annullare? È colpa mia Esatto, se è fanno sto colpa piano. tua. E immagini poi è nato l'anticristo e tu gli fai il gesto dell'ombrello e dici: sti cazzi. Esattamente, esattamente. Ma questo non lo dico per dire che il film non abbia tensione, non sia bravo, perché in realtà secondo me è fatto molto bene. Come si dice, Arkasha Stevenson è veramente, cioè quello che si vede da sto film è che è bravissima, è una regista con un talento pazzesco. Il film è diretto benissimo, sopravvive al fatto di essere un po' dentro le costrizioni dell'essere il prequel di Omen e quindi deve fare la scena che omaggia quella dove si suicida, quella dal tetto, qua c'è quella che si butta dal balcone, ci sono le strizzate Ci d'occhio, gli occhiolini. sta sempre la quota suicidio strano per farti Lo capire che qualcosa non funziona. faccio per te, la battuta sempre un po' angosciante. Ci sono dei momenti ed è comunque un film che inevitabilmente deve il classico problema del prequel, cioè tu ovvio, se lo guardi senza saperne niente, ok, è un altro discorso, ma se tu lo guardi come prequel, hai visto l'originale, sai dove andremo a finire. Quindi non c'è minimamente quella tensione. Cosa fa? Esatto, Qualcosa mi dice che alla fine l'anticristo nascerà. e quindi cosa fa? Cerca di crearti coinvolgimento, tensione, uno, risultando un po' fumoso, cioè non ti fa capire esattamente come ci si arriverà. Due, infilandoci magari un twist. Qui un twist c'è, ne parliamo dopo. Però nella sostanza è comunque un limite, senza contare che poi c'è appunto c'è tutto il discorso, omaggiamo l'originale, mettiamoci questa, quella, quell'altra cosa, lo sguardo verso la macchina da presa, e L'occhio l'essere. della madre, la carrozzella col bambino. Esatto, le costrizioni nello sviluppo, eccetera. Secondo me il limite del film è questo, e lei però riesce a svicolarsene con una bravura incredibile, cioè è un film che uno riesce ad avere, riesce allo stesso tempo a fare un po' quel gioco del giriamolo come se fosse fatto negli anni 70 con un certo tipo di estetica messa in scena, però
Ma senza esagerare, è anche comunque molto contemporaneo in tante cose, fa un mix. Esatto, c'ha delle scelte registiche che sono contemporanee e poi c'ha però questa patina estetica, c'ha una grana che te lo contestualizza nel passato e soprattutto è scritto, secondo me, in maniera contemporanea e quindi unisce tutte queste cose e lo fa, secondo me, in maniera anche molto elegante, perché quando lo inizi a vedere, anche io là, è su Disney Plus questo, ma non gli avrei dato un euro in mano, non per qualcosa, perché banalmente anche io alla saga di Omen non è che ci ho mai avuto sto legame abbastanza forte, e l'ho sempre vista passare. Però lo sono iniziato a vedere e poi ho detto, ah cazzo, però poi c'è un bel gusto per l'orrido, c'è un bel gusto per il trucido, poi a me dal punto di vista simbolico, e ne parleremo più in là, ci sono alcune cose che a me inquietano molto, come ovvero i volti coperti. A me il volto coperto fa cagare in mano, cioè veramente che non vedi i tratti delle persone, a me quella cosa mi crea una mia angoscia, più di quanto mi angoscia l'eventualità del demonio. Perché quella è una cosa astratta, mentre invece quella è una cosa realistica. E quindi qua secondo me si gioca dei fatti con eleganza, con maestria, per farci capire, secondo me, nella scala dei film di cui abbiamo parlato finora, questo è quello finora, è quello diretto meglio, Sì, oh beh, senza il senza minimo dubbio. No, abbondantemente. ma ripeto, qua c'è un talento pazzesco. Scusa, una Forse cosa se la che. gioca con A Quiet Place, forse, però là sotto c'è Ma qualcosa di secondo me forte. questo va oltre. A livello proprio visivo, di Sì, composizione, di messa in scena. Una cosa. meglio, Non meglio. c'entra niente, però ci tengo a dirla perché prima. Nel Tiger Free è abbastanza uscito negli ultimi anni perché è la Babysitter in Servant. Che è la serie TV, quella di Apple TV, tra l'altro prodotta da M. Night Shyamalan, quindi comunque tutto torna nel nostro podcast con questi film messi assieme in un modo o nell'altro. E ad ogni modo, quello che. Cioè. È un film che ha una sceneggiatura che il meglio che si può dire alla sceneggiatura è che. Fa il minimo indispensabile, fa quello Sì. che deve fare per essere un prequel, no, non va troppo in vacca, però è proprio ingabbiata in quella roba lì. E lei la piglia e ci fa il cazzo che vuole, ci mette dentro tutto, Totalmente. c'è dentro tutto, c'è Argento, c'è Polanski, c'è. Non è un film di mostri, ma è un film che sfrutta tutte le occasioni che ha per fare il film di mostri in maniera fighissima. C'è body horror, ci sono spaventi, c'è tutto, ma è tutto fatto con un'eleganza pazzesca. C'è anche i momenti più scioccanti, più sanguinari, in realtà non lo sono, non scivola mai nell'exploitation, nello splatter, riesce sempre a mantenersi sempre costante sullo stesso livello. E questo lo rende incredibilmente inquietante. Cioè, attenzione. È un film che tematicamente, per quello che racconta, a me non fa paura, ma quando esplode nell'ultima mezz'ora, dell'inquietudine me l'ha messa. Perché c'ha veramente dei momenti bellissimi, tutto il punto in cui la protagonista inizia a dare di matto e c'è quel montaggio folle di lei che tra l'altro gioca tantissimo con la cosa di guardare nella macchina da presa, e gli sguardi che fa lei nella macchina da presa sono terrificanti. Ed è pieno di immagini bellissime, quelle scene in cui lei si risveglia a letto con i capelli tutti Con quella sparsi attorno sul composizione che cuscino. sembra Possession. Mamma mia! Mamma mia! È fantastico da questo punto di vista. È sempre suggestivo, sempre a giocare col ti mostro una cosa che te ne sta suggerendo un'altra. È veramente una situazione di regista. Troppo più brava del film che sta Sono dirigendo. totalmente d'accordo. Non se la merita questo film, questa regista. E spero che sia stato il dazio. Ma oddio, poi magari lei c'aveva voglia di farlo, perché comunque è un mito, Omen, per carità, ti ci cimenti. Spero che sia me lo levo subito dal cazzo il franchise, per poi fare progetti suoi in cui tira fuori altro. Perché veramente, secondo me, qui c'è il potenziale per una regista, intanto horror da Pantheon del genere, una che veramente potrebbe stare là in cima, e non è che ce ne stanno tante di registe, purtroppo, di registe donne che stanno là assieme ai Wes Craven, ai Carpenter e via dicendo.
Ma poi secondo me questa c'è il potenzialmente è una che può fare tutto. Cioè, ma cazzo, ma veramente? Adesso sembra che stia esagerando. Poi uno guarda il film e dice, vabbè, però è anche un po' una minchiata. Ma perché è scritto col culo? Ma il film Esatto. è diretto in una maniera folle. Tra l'altro, se vai su Letterboxd, fra le varie recensioni, ce n'è una fantastica di Mike Flanagan. Ecco, un altro che invece non le guarda proprio Dice, queste cose. film eccellente, dice con Arcacia Stevenson. Parafraso, però sostanzialmente dice Arcacia Stevenson lo srotola sul tavolo. Perché proprio un debutto del genere così folle è veramente fuori di testa. E nel Tiger Free è eccezionale. E soprattutto dice una cosa che è quello che dicono un po' tutti: ma quando cazzo mai si è visto che un franchise che ha già Un ampiamente franchise dato. anche esaurito, cioè un po' Ampiamente dato il dato suo per corso, è morto. spento da un secolo, c'è già stato il remake che non era Non ha neanche inculato nessuno. sì, non era neanche orrendo, però alla fine era il remake che rifà uguale l'originale, non È c'era il niente di. remake del due era il remake in salsa 2000, quindi. Esattamente, esattamente. Quando mai si è visto che ritirano fuori il franchise per di più con un prequel, che è sempre il progetto che più facilmente va in merda con questa qualità. Peccato per la sceneggiatura che è quello che è, però veramente a livello estetica, messa in scena, è fuori di testa. Secondo me, veramente pazzesco. Sono molto d'accordo con te. Mi ha Stato proprio stupito. veramente una sorpresona, perché appunto non te lo aspetti. È proprio No, la botta infatti. che arriva da dove non te lo aspetti. Sì. E ad avercene. E c'è un'altra cosa che voglio dire, però è una cosa che richiede uno spoiler. Quindi adesso passiamo agli spoiler. Chi non vuole spoiler smetta di ascoltare, passi al prossimo film, eccetera. Ovvero, il plot twist, lo dicevamo prima, a un certo punto c'è il plot twist perché devi mettere il plot twist nel prequel, se no veramente è tutto super prevedibile, è che il film ti suggerisce, anche se vabbè, se sei di nuovo, se sei un attimo sgamato non gli credi, ma il film ti suggerisce che la futura madre dell'anticristo sia questa ragazzina che sta lì nel convento e che la protagonista si prende, diciamo, in simpatia e cerca di aiutare. Quello che succede è che poi scopriamo che in realtà è la protagonista, la Chi vittima lo disegnata. avrebbe mai Ma detto? ed è lei che alla fine del film. No. E questa cosa però dà vita a delle robe fantastiche, perché c'è la scena all'inizio in cui lei, che tra l'altro è una scena molto bella, di lei molto titubante, che esce con l'amica. E vanno a ballare, incontra questo ragazzo e si risveglia il giorno dopo con i capelli bellissimi sul cuscino. E lì c'è lo svelamento perché scopri che in realtà quella è l'occasione in cui l'hanno stuprata sostanzialmente da ubriaca, Letterally. ingravidata. Tra l'altro, vabbè, io comunque, cioè, script debole, io però apprezzo sempre i film che mostrano la Chiesa come questa organizzazione del merda che fanno robe del genere, perché di fatto questa la violentano, l'hanno in ruffi e la fanno violentare, peraltro dal demonio, per cui insomma non benissimo. Non benissimo. Diciamo non benissimo. Nel momento in cui si scopre che lei, e lei inizia a dare completamente di matto, si arriva a uno, quel montaggio che menzionavo prima di lei che vola, che guarda la macchina presa, che è meraviglioso, e poi questa scena pazzesca di lei che esce dalla macchina, va completamente fuori di testa, inizia a uscirle il demonio da dentro e a muoversi tutta strana, a urlare, a sbracare, e sono tipo 5 minuti di macchina da presa ferma su di lei, che è fantastica e che comunque è diretta Lei c'ha benissimo. una recitazione fisica in questa scena eccezionale, tra l'altro, Fuori di completamente testa. fuori di testa, fuori scala, perché Sì. poi a quel punto non è tanto quello che la cosa che potrebbe arrivare, non è il jump scare, vedi letteralmente un corpo deformato, ma senza artificio, e questa è la cosa che fa paura, tra virgolette, Sì, che sì, sì. inquieta, che disturba. No, no, è veramente fantastico e, ripeto, è anche una questione di direzione, nel senso che comunque il modo in cui è messa in scena quel momento, come è composta l'immagine, con le persone che arrivano dietro, sicuramente le indicazioni che dà lei, e lei riesce lì veramente a tirare fuori. Cioè, secondo me in quel momento tu vedi sia
il demonio che ha dentro, sia la disperazione del suo lato umano. Ci sono entrambe. È un momento bellissimo. È bellissima anche tutta la parte poi in cui va a concludersi, no? La cospirazione, nasce il bambino, eccetera. Certo, poi la parte finale del film c'è il twist aggiuntivo che lei in realtà rimane in vita assieme alla ragazzina che ha salvato e con una seconda figlia che si è tenuta per sé, cioè tipo che può generare il sottofranchise dei seguiti del prequel, suppongo. Tutta la parte in cui sostanzialmente questa bambina servirà a qualcosa, quindi possiamo combattere l'anticristo in qualche modo. Quindi Atroce. fanno Tra degli l'altro, è veramente una figata. questo sarei anche curioso, cioè non me ne frega niente e non li voglio vedere, però mi immagino questi dicono, vabbè, potremmo andare avanti, cioè fare tipo il pianeta delle scimmie, cioè quelli di prequel che voglio. Solo che padre Brennan è tipo, nell'originale. E anche credo nel libro da cui è tratto, padre Brandon in realtà era una merda, cioè lui faceva parte dei cospiratori della setta che ha contribuito alla nascita dell'Anticristo per mano dello sciacallo, e invece qui è quello che cerca di fermarli, e non mi è chiaro se la loro idea è che hanno cambiato sto personaggio o se invece poi finisce per collaborare, e questa cosa l'hanno un po' cambiata. L'altra cosa che hanno cambiato rispetto all'originale è che non mi ricordo se nell'originale o nei seguiti, comunque veniva spiegato che lui nasce da una donna che ha fatto sesso con uno sciacallo. Qui è tipo. No, o forse da un uomo che fa sesso con una sciacalla. Lui nasce da una sciacalla, una roba del genere. E sì, la madre è una sciacalla. Qui lei è figlia di uno sciacallo, quindi è mezza sciacalla, non può cambiare la mitologia, Quindi non è è un importante. ecco, come li chiamano? I Legacy Sequel, un Sì, reboot o qualcosa, capisci? perché in Omen, cioè nel presagio, c'è la scena in cui vanno a esumare la madre Sì. vera di Damien e nella tomba trovano uno sciacallo morto. Per cui quello che ti dice è che il padre magari era umano, ma la madre era uno sciacallo, quindi c'è questa Mi sembra bestialità. strana come cosa, un po' gusto furri come piace ai Lo giovani so, adesso. però così era nel film originale. Qui la madre magari è mezzo sciacallo perché è figlia di uno sciacallo e un uomo. È una roba Che nonsense. casino. Sì, Beh, là era abbastanza. quella parte mociule, molto deep horrorazzo anni 70 questa, eh. Perché qui lo sciacallo è il demone dietro le tende che fa sesso con le Sì, poverette che è il portano lì. simbolo. Tra l'altro è Sì. molto divertente, cioè come scena proprio del concepimento. Cappuccio, cappio al collo, trombata da sto coso dietro alle tende, tutti Dallo quanti sti preti sciacallo. che guardano. Bah. Eh sì. Sì, cioè, è dentro. Se fai il test del DNA. Perché praticamente hanno preso una donna, l'hanno fatta ingravidare dallo sciacallo, è nata lei che quindi è già mezza sciacalla, che viene ulteriormente ingravidata dallo sciacallo che è suo padre. Madonna, che roba. La cosa fantastica è che comunque, qui questo è proprio per dare il quadro, la mia opinione della Chiesa in generale, delle organizzazioni religiose, è che tutto questo a me sembra credibile. Allora, guarda, tra l'altro è notizia di questi giorni dove ci sta un vescovo accusato di scisma. Praticamente si è creato una in seno alla chiesa con i suoi Questa roba. credenti la sua setta di cosa, quindi l'hanno tipo scomunicato, vedere una via di mezzo tra questa roba qui e il Pizzagate praticamente. Quindi era molto divertente come cosa ed è uscita questa notizia quando ho guardato Omen per fare questo podcast e l'ho trovata abbastanza calzante e divertente come cosa. Tra l'altro, film girato a Roma, vabbè, in parte in studio, in parte proprio in giro per Roma. No, comunque bello, secondo me è veramente bello. Cioè, allora,
bello con dei paletti, con dei limiti. È un È film che. bello sorpresa, nel senso la faccia del cazzo è bello per elementi contingenti che per programma, secondo me. Sì, cioè, ripeto, è un film. Il suo più grosso limite è la scrittura, cioè la sceneggiatura, e il fatto di essere un prequel, quindi avere i paletti del prequel, e anche il modo in cui tenta di combattere il prequel, cioè col plot twist che Sì. potevi anche risparmiartelo, e poi appunto il finale in cui creiamo la diramazione del contro prequel, seguito, sarcazzo. Però, secondo me, è un film che se ami l'horror devi vedere, perché veramente. Cioè, se. Questa regista avrà la carriera che spero che abbia dopo aver visto questo film. Questo poi diventa il film che debole perché è il suo primo film, però assolutamente vale la pena di recuperare. Si vede già, si dirà fra qualche anno, si vede già che grande regista è. Spero che fra tipo 10 anni la gente dirà: guarda che The First Omen è un po' una minchiata, però si vede già il talento di questa grande regista che abbiamo e che ha fatto questi altri due o tre film bellissimi. Spero che succeda, e spero che anche che nel Tiger Free abbia una gran carriera, perché secondo me è bravissima. Sono d'accordo, sono estremamente d'accordo con te. Bravissima e super carismatica. Non ho seguito Servant. Spero non rimanga attrice da serie TV e magari dall'orroretto prequel che sfondi. Comunque, bello, figata. Cioè, Ci piace, ci piace, sì. sorprendentemente ci piace. Sì, assolutamente, assolutamente. Secondo me merita la visione, merita tutto, pur, ripeto. Con tutti i suoni, tutte queste cose. Volevo aggiungere giusto un paio di curiosità prima di chiudere anche su questo film. A livello di produzione, leggevo questa cosa che David Goyer, che è accreditato come produttore, non ha scritto lui il film ha scritto tale Ben Jacoby, che onestamente non conosco. Beh, comunque Racconta. per essere un amico di David Goyer non deve essere sto capolavoro di scrittura, Vabbè, eh? In effetti. poverino. Sto vedendo cos'altro ha fatto, ma praticamente nulla. Cioè, ha scritto dei cortometraggi, robe. Vabbè, comunque, in ogni caso, quello che volevo dire è che Goyer ha raccontato che hanno avuto problemi per la classificazione, il rating, no? Perché volevano evitare di avere l'NC-17. Volevano avere il rated R, perché NC-17 perché la differenza è rated R è un consiglio, NC-17 credo che viene applicato molto più severamente e quindi ovviamente tagli fuori un sacco di pubblico. E hanno fatto un avanti e indietro, tipo ci sono andati 5 volte davanti alla commissione prima di ottenere il rating R, e ha detto che. A parte che ha detto paradossalmente, però nell'arrivare a ottenere l'AR abbiamo finito per rendere il film più intenso. Non so cosa voglia dire, ma va bene. E lui diceva: secondo me c'è un problema in questo di doppio standard, maschilismo, nel senso che quando fai body horror, tendono a concederti di più se hai un protagonista maschio che se hai una protagonista femmina. Perché, boh, suppongo che ritengono più forte, più grave far vedere, fare determinate cose a una donna, non lo so, boh, che se ci pensi è un doppio standard, perché le donne sono più dei fiori delicati che vanno protetti. È anche vero, c'è da dire una cosa, è comunque un film che parla di stupro, detto senza mezzi termini, e c'è di mezzo la chiesa, eccetera, eccetera. Tra l'altro è buffo perché. Poi ne parliamo, quest'anno sono usciti due film che hanno praticamente, per pura coincidenza, perché le lavorazioni sono andate lunghe, gli scioperi, eccetera, due film che parlano della stessa roba, ovvero della Chiesa che stupra delle povere donne per far nascere l'Anticristo. Beh, in effetti è un po' il tema calzante che è molto sentito in America a causa della questione delle stringenti leggi che stanno cambiando sull'aborto, che lo stanno rendendo più stringente, e quindi è una battaglia, è letteralmente il diritto che si sente come quello più prossimo a perdere. E in molti stati in America è effettivamente un problema. E Beh, poi. potrebbe diventare un problema in caso di vittoria Trump ulteriormente. C'è stata una sentenza storica, tra l'altro, di un giudice della Corte Suprema, se non sbaglio, che ha trasformato questa cosa in molto possibile.
Quindi è un tema molto sentito, secondo me. Sì, beh, poi come si dice? Ovviamente non in questi termini apocalittici, però la situazione, prete che molesta sessualmente e poi viene protetto dall'organizzazione, non è che sia esattamente una roba mai sentita. Chi l'avrebbe mai detto? Del resto la Chiesa Cattolica non ha fatto mai di queste cose. No, Mai. infatti, per cui va bene. Ok. E niente, adesso facciamo il gancio col film successivo, appunto, come abbiamo appena detto, è che praticamente è la stessa storia. Quanto mi ha fatto ridere questa cosa. Immaculate la prescelta, che è il film diretto da Michael Mann, che era stato, insomma, ha un paio di film misconosciuti nel suo passato, robette piccole, super indipendenti. No, in realtà il primo era così, questo One Too Many Mornings. Il secondo del 2012, Save the Date, aveva comunque Lizzy Kaplan, Alison Brie, pensa te, Martin Starr, dov'è? Ah, era in Party Down. Vabbè, insomma, aveva un cast un pochino più noto, diciamo. Ma soprattutto ha diretto The Voyeurs, quel thriller uscito su Prime Video con Sydney Sweeney, con i vicini che trombano. Me lo sono perso colpevolmente perché Sydney Sweeney, da quando l'ho vista in Euphoria, mi è cresciuta molto, specialmente nella seconda stagione. La prima stagione mi sta molto sul cazzo, mentre invece nella seconda mi è piaciuta molto di più. Vabbè, comunque è un sexy thriller con Lindsay Lohan anche, quindi è una roba che sicuramente può attirare. E ovviamente, evidentemente si è trovata bene con lei Lindsay Lohan, perché ha messo in piedi cioè si trova bene con lui, con questo regista, questo film, che è un progetto fortemente voluto da lei. Cioè, lei è dal 2014 che aveva fatto un'audizione per questo film, che era stato già scritto, cioè già pronta la sceneggiatura, ma poi che era finito nel classico development hell, non è entrato in produzione e non se n'è fatto nulla. Lei poi ha avuto successo con Euphoria e ha sfruttato questo cachet, si è comprata i diritti sulla sceneggiatura perché ci teneva proprio a fare sto film. Ha tirato dentro Michael Mann, con cui aveva fatto appunto Voyeur, e lei come produttrice ci ha messa dietro il suo star power, che ormai ha, perché questo mi sembra abbastanza in dubbio. Oltretutto c'è, come si chiama, Anyone But You, c'è la rom-com che è uscita qualche tempo fa con lei e coso, Mr. Top Gun e Twisters, Ah sì, Glen Power. Glenn Powell, sì, non mi ricordo come si chiama in italiano, Tutti tranne te si chiama in italiano, che ha fatto il botto quel film, eh? È successa questa cosa incredibile, che se fanno una rom-com, che è solo una rom-com, e non è una rom-com, ma è anche un horror, è una rom-com, ma è anche un film d'azione, una rom-com, Una boh! rom-com è anche un film di supereroi. Esatto, cioè questo genere di film che non si fa più perché non vende, non ha soldi, non ha successo, 25 milioni di budget, 220 milioni di incasso. Vedi che può ancora succedere. In compenso, Madame Web ha fatto il cesso. È stato 100, è incassato 100. Vedi, è Perfetto. incredibile che un film di supereroi che vuole essere un film di supereroi che però vuole collegarsi a tutto il resto del mondo, ma Lasciamo senza stare. Spider-Man non hai. Chi Lasciamo avrebbe mai detto stare. che film di Spider-Man senza Spider-Man non vendono? È incredibile. Vabbè, comunque. Sydney Sweeney, che ha probabilmente combatterà per tutta la vita col fatto di essere l'attrice bellissima e che oltretutto non si è mai fatta problemi a fare ruoli in cui si mostra nuda, e quindi la gente la incasella in quella cosa lì, e secondo me ha dei grossi ha, ha delle, uno dei motivi per cui è molto impegnata a livello produttivo è perché ha delle difficoltà a ottenere ruoli che non siano quella cosa lì, Che ed non è un siano la peccato. zennona bionda. È sostanzialmente sì, il che è un peccato perché secondo me è un'attrice molto molto brava. Se non hai visto Reality, guardalo, perché lì lei è fantastica ed è un ruolo che è veramente l'opposto di quello che si ritrova a fare di solito. Ma che poi non ha bisogno di fare il ruolo in cui si bruttisce, cioè lei è brava, punto e basta, per quanto mi riguarda. Allora, sto Cioè, ha un film. volto incredibilmente espressivo e secondo me in questo film esce tantissimo.
Sì, no, è bravissima, è super carismatica e non è bravissima a fare solo quel ruolo lì che è quello della ragazza sessualizzata, la gnocca del gruppo, è proprio attrecciato tutto. Infatti è un peccato che tendano un po' a infilarla in quel Quel quadrato, in quella minestrone, scatola. sì. Ad ogni modo, questo film che lei ha fortemente voluto è sostanzialmente la stessa storia che racconta Omen, l'origine del presagio, nel senso che lei è una giovane suora che va in un convento a Roma dove ci sono È a delle. C'è una. Roma? Sì, è sempre. Beh, fuori Roma, poco fuori Roma. Cioè, lei arriva a Roma all'inizio, tra l'altro, arriva a Roma e ci sono i poliziotti che parlano fra di noi in italiano, commentando: "Ah, oh, sta gnocca, che peccato che va a fare la suora." Vabbè. Giustamente, cioè, mostri Mi stella. sembra, la parte molto, anche questo molto credibile. Quindi c'è esattamente la stessa situazione, giovane suora si presenta al convento romano in Italia, sa qualche parola di italiano ma non capisce quello che si dicono gli altri quando parlano in italiano, c'ha dei traumi nel suo passato e si ritrova in questo convento dove succedono cose progressivamente sempre più strane, lei inizia ad avere dubbi e sostanzialmente si ritrova coinvolta in una situazione in cui c'è una cospirazione per far nascere l'anticristo. E lei è la vittima No, designata. non vogliono far nascere l'anticristo, no, vogliono far nascere Cristo. Oh, ah, ok, vabbè, che però l'anticristo. Cioè. No, è proprio Gesù Cristo, perché, vabbè, spoiler. Iniziamo subito No, così. no, no, cioè il discorso. Il mio. Allora, è una deduzione questa, hai ragione. Loro vogliono far rinascere Cristo. Quello che secondo me viene fuori e si intuisce è che se prova a far nascere Cristo, già di base mi sembra sbagliato come concetto, ma per di più lo fai nelle modalità in cui fanno loro, al massimo ti nasce l'anticristo. Mettiamola così. Scivoleremo velocemente negli spoiler perché secondo me le cose più interessanti di cui parlare sono spoilerose. Anche se È un. secondo me qua ci sono dei tocchi di regia che, a differenza di quell'altro, che sembra girato come un film degli anni 70 americano, questo invece è girato come un film degli anni 70 italiano. Ma Questa è la infatti prima scena con le Simona similitudini. Tabasco. È Sì. proprio. Cioè, si è detto, cazzo, ma sembra una roba di Dario Argento. E a me pure qua ci sono quelle cose super inquietanti, come la gente incappucciata, mascherata, che mi fa cagare sotto. Quindi io, quando ho iniziato a vedere questa cosa senza sapere niente, io ci sono andato sotto tantissimo. Sì. Tra l'altro uno dice le similitudini, pare una battuta, ma anche qua. Come forse è inevitabile, perché cosa fai? Fai il figlio sulla chiesa che fa nascere, omaggi Omen, eppure qui c'è la scena del suicidio, come c'è in Omen, come c'è in Omen, l'origine del presagio. È proprio questa cosa folle. Sembra veramente lo stesso film, anche se poi prende una svolta diversa, diciamo, a livello di lore. Sono però in realtà due film molto diversi dal punto di vista della messa in scena, della concezione, nel senso che questo è un film molto più. Non so come dire, carnale, carnoso, crudo, terrestre, terra-terra, non ha quel lato visionario, etereo che ha Cioè, non c'ha Omen. quella misticanza, uso il termine misticanza per riferirmi al mistico, però come è rappresentato misticanza, con questo mistico che si incarna così. Qua invece è un film molto più terra-terra, per questo somiglia al Dario Argento, ma non il Dario Argento dell'horror soprannaturale, ma al Dario Argento di. Oddio, che poi, oddio, pure là, cioè, vogliamo, Suspiria lo consideriamo un horror soprannaturale, cioè per me è proprio il figlio dell'amore di Vabbè, Suspiria sì. e Rosemary's Baby. Sì, Diciamo una cosa, è proprio come, cioè, come scelte proprio registiche. Io me lo vedevo davanti, e ho pensato, la prima cosa, cazzo, quanto mi piacerebbe che Dario Argento riprendesse ancora così. Allora, la cosa interessante è che, secondo me, a livello di look, di come mette in scena i momenti di tensione, eccetera, è molto più contemporaneo come stile, come dicevi, è molto meno etereo, c'è molto più un taglio da horror di adesso, no? Però in realtà rispetto a come. Cioè il trailer, se tu guardi il trailer di Immaculate, parte
appare The Nun, cioè i jumpscare, eccetera. In realtà è molto poco Non quella c'è cosa. niente di jumpscare. Sì, c'è un paio di momenti in cui lei ha delle visioni, che c'è la suora nella stanza, robe del Allora, genere. quella roba a me, per esempio, un'altra cosa che a me mi ha cagato sotto. Mi ha fatto veramente cagare sotto. Perché utilizza una grammatica dell'orrore completamente diversa da Omen, Facendo, per fare la dove stessa cosa. per fare la stessa cosa è letteralmente come dai un tema a due persone che deve avere determinati nodi di sviluppo, ma te lo scelgono di fare in modo completamente opposto. E io. Qua, una cosa qua da azzeccata intellettuale a cui piace il cinema, cioè a me fa molto ridere il fatto che due film così simili, accostati, invece di perdersi per dire che ho visto due volte la stessa cosa, invece secondo me accostati è quello che danno maggior valore al discorso che portano avanti, che è anche lo stesso discorso dal punto di vista metaforico, perché si muove in quei campi di tematici là. Detto ciò, per esempio, questo monastero mi piace molto di più, proprio dal punto di vista architettonico, come è ripreso, cioè come location è molto più figa. Come sceneggiatura mi piace più questo che Omen, Sono d'accordo. come regia non lo so, perché anche qua secondo me c'è un bel manico, più che un bel manico, c'è un bel gusto nel saper cogliere i riferimenti sul quale appoggiarsi per fare quella roba là. C'è anche un fatto di cui parli, su questo aspetto c'è una cosa di cui parliamo dopo facendo spoiler, perché c'è un, secondo me il tipo di regia, allora sono due registi diversi, però c'è anche un discorso tematico e narrativo che detta il tipo di regia, e però è legato a delle cose che adesso non voglio dire e quindi per il momento non le diciamo. Lei è molto brava, anche qua, secondo me, in un ruolo che di nuovo è quella cosa lì, cioè la progressiva crollo nell'uscire di testa, nel ritrovarti in una situazione folle. Tra l'altro, quello che accennavi prima è una cosa che ho visto che è stata molto detta anche dalla critica americana, il parlare di questa cosa buffa dei due film che sono usciti assieme. Cioè, proprio se guardi il critico di Vulture, Bill J. Beery, critico o critica? Non lo so, vabbè, non è importante. O forse sì, forse è importante. Scopriamolo questo, perché no, onestamente non la conosco, o non lo conosco, ok, è Bilge Biri, nome turco. E, che dice, non c'è mica da sorprendersi se dopo che la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza Roe vs. Wade e quindi si stanno togliendo sempre più diritti nei vari stati americani alle donne, controllo sul loro corpo, eccetera, non è che ti puoi stupire se improvvisamente arrivano film horror su donne che vengono costrette a nascite mostruose da istituzioni religiose, Tra preoccupate, l'altro, attenzione, preoccupate per la loro crescente irrilevanza. a me fa molto ridere che come la struttura più patriarcale in assoluto che gli viene in mente agli scrittori americani, agli sceneggiatori americani, è la Chiesa Cattolica, che poi c'è tutto un discorso che va fatto soprattutto perché il cattolicesimo che spinge la famiglia tradizionale è letteralmente la culla del totalitarismo. Perché nel momento in cui tu appunto devi scegliere, cioè se in un momento di crisi ti rivolgi a una struttura, a una figura patriarcale sovrastrutturata che dovrebbe sostanzialmente consigliarti, indirizzarti e toglierti dai guai, che si accolga una parte del problema che è sostanzialmente il totalitarismo, la virata a destra di determinate elezioni europee e prossimamente, mi viene da dire tristemente, extraeuropee, e quindi cioè, è una struttura appunto che si basa proprio sul conservatorismo e quindi come simbolo di patriarcato, conservatorismo, totalitarismo, giovani che sono sempre più giovani e progressisti, pam, la Chiesa Cattolica diventa un villain incredibile. Sì, beh, ma diventa, da È sempre. un villain incredibile, esatto. Sì, tra l'altro il regista ha detto che lui ha raccontato che la sua famiglia ha smesso di andare a chiesa dopo essersi pippata un sermone pro-life. Però lui dice, a me questi temi indubbiamente ci sono nel film, a me fa piacere se il film genera una conversazione, delle riflessioni perché contiene questi temi, però
Però io non è che volevo fare il film a tema col messaggio, io volevo fare un film horror che ti fa cacca sotto e che ti mette a disagio e ti disturba. E è chiaro che mettere a disagio con l'horror funziona meglio se lo fai agganciandoti a tematiche reali, cioè mostrando estremizzazioni della realtà. È un po' sempre quello il concetto, secondo me, dell'horror migliore, che sia spaventarti o farti sentire a disagio, quel che è, quando funziona bene, tipicamente, perché ti presenta una versione fuori di testa ed estremizzata di cose che però, di problematiche reali Oltre che della poi è società. affascinante a questo punto dal punto di vista banalmente estetico-formale, se può essere banale l'estetica formale, ma proprio le scelte, la scelta di utilizzare la Chiesa Cattolica e non un'altra Chiesa è proprio legata a questo formalismo esasperato nei costumi, nelle presenze, nelle scelte, cioè la Chiesa Cattolica, oltre ad essere una scelta tematica, simbolica molto forte, è anche una scelta di character design, che comunque è inquietante e pesante, cioè sono dei simboli che sono forti e soprattutto per la cultura americana il cattolicesimo è abbastanza è inquietante, ha quasi un valore settario, giustamente. Cioè il look del prete, il look dei vescovi è inquietante. Il rituale della chiesa, soprattutto come rappresentato in Immacolata, quando viene fatta sura, letteralmente, è inquietante. La cosa disturbante che turba è comunque una cosa che ha voluto la Chiesa Cattolica con la Controriforma, col Barocco, dove appunto l'impianto visivo scenografico era quello che teneva dentro i fedeli, non a Sì. caso. Quindi è una scelta sensata, è una scelta intelligente, una scelta che comunque riporta il dibattito anche sulla questione millenaristica della Chiesa. Quindi è interessante, e questo secondo me lo fa più forte di Omen. Sì, in maniera più, non so come dire, più significativa. Ma infatti, allora, secondo me, a parte che abbiamo già fatto qualche mezzo spoiler, secondo me è un po' il caso di passare agli spoiler partendo da prima di fare gli spoiler, una cosa. Una differenza con Omen è che in Omen, quando diventa chiaro, cioè, lei, il personaggio che darà vita a Gesù Maria lì all'anticristo, quando si rende conto di esserlo, e il film parte per la tangente, cioè scoppia il bordello finale. Qui in realtà c'è tutta una parte centrale che secondo me è molto affascinante, in cui, e passiamo proprio agli spoiler, lei è incinta. Le dicono: tu sei la vergine nata che partorirà per Immacolata Concezione, fa il ritorno di Gesù. E c'è questa parte centrale in cui lei è succube di questa cosa, e anche un po' non sa bene cosa sta andando un po' fuori di testa, non sa bene come comportarsi. Però non è ancora chiaro cosa è successo, e lei si sta bevendo la roba che le stanno raccontando e sta andando sempre più fuori di testa. Ed è una parte Perché secondo me molto lei è affascinante. una donna di fede, tra E l'altro. certo, sì, dice, cazzo, Totalmente dentro questa cosa. sono veramente incinta, cosa è successo? È chiaro che poi inizia a riflettere, tornano alla memoria, ma cosa è successo quella sera che ero lì per terra, svenuta, e si rende conto che l'hanno stuprata sostanzialmente, che sta succedendo un delitto. E lì viene fuori l'altra grossa differenza, ovvero mentre in Omen c'è proprio l'elemento. Mi si permetta, fantasy, L'elemento metafisico, cioè esiste l'elemento, sì, è effettivamente Dio, esiste lo sciacallo, letteralmente il caprone, il demone e tenuto si là fa nascere dietro, l'anticristo. esatto. Questi sono dei, qua non c'è scritto da nessuna parte che esista veramente qualcosa di soprannaturale, perché questi sono dei pazzi furiosi che si sono messi a ricreare in laboratorio la possibilità di far nascere Gesù, e Oh, l'hanno ma tra l'altro, ingravidata con. io quando ho visto quella cosa ero più esaltato dal fatto di dire: wow, che cazzo, che super cazzola magnifica che hanno fatto! Perché poi pure là, cioè, spoiler, qua in questo monastero, il monastero della Madre Dolorosa,
ci sta, che altro riferimento argentiano ovviamente, c'è la ci sta conservato una reliquia che è uno dei tanti, perché vale la pena dire che sono tanti, tanti veri chiodi della croce di Cristo, che non ci vuole. Non è che sono effettivamente tanti, cioè molto spesso erano soltanto chiodi che venivano venduti col commercio dell'indulgenza durante l'epoca delle crociate, riportati piuttosto che tornare a casa a mani vuote, venivano presi e venduti come reliquie. E tu ci credi per fede che quella cosa sia effettivamente il chiodo che ha tenuto, soltanto che questi qua hanno ritrovato il sangue, hanno ricostruito, quindi Jurassic Park della Chiesa Cattolica, hanno ritrovato il DNA azzeccato sopra al chiodo arrugginito della croce di Cristo, e da quello hanno fatto la sborra di Gesù. Se, tra l'altro lì, essendo oltretutto spagnolo il prete Che tra scienziato, l'altro è il professore della Casa de Papel. ma lì sarà la suggestione del prete spagnolo, ma ecco, il film ha un po' virato verso l'assurdo sanguinario dei film di Alex de la Iglesias, ma mi ha fatto andare in quella direzione, perché comunque parte un po' per la tangente. Con l'assurdità di quello che succede, cioè diventa Resident Evil quasi per un attimo. E secondo me, per tornare a quello che dicevo prima, un po' si lega anche alle scelte registiche. Ripeto, magari sono semplicemente due registi con personalità diverse, però ha senso che questo film, pur avendo i suoi momenti un po' surreali, visionari, che comunque ha, perché è un film raccontato attraverso lo sguardo di una che sta andando fuori di testa per gli eventi che le Ah, capitano. cazzo. È un film molto più aggrappato al reale, molto Sì. più solido, concreto, che ha senso perché non sta succedendo niente di sovrannaturale, sta È succedendo una soltanto una sperimentazione scientifica. merda, esatto, è Sì, soltanto della merda molto reale. E Sì. tra l'altro è divertente perché vedo adesso Alex Della Iglesia ha fatto un film che a me piace tantissimo, che è Oxford Murders, che è bello. Cioè, veramente ho visto anche Le streghe sono tornate, Ah, quello è figo. quindi sì. L'ultimo suo film che ho visto è Coso, Venetiofrenia? Venetiofrenia. Venezia Frena, che la... è folle Venezia Frena, perché aspetta, lo so che è assurdo citarmi, però quando l'ho visto, e l'ho visto, non mi ricordo se era uscito in sala o l'ho visto, secondo me l'ho visto a un qualche festival, Probabile. sì, probabile, no, poi è uscito anche in sala, intendiamoci, per carità, però, come si dice, magari io l'avevo visto a un festival, il mio commento era... I veneziani alzano la testa e spiegano due cose ai liguri su cosa significhi davvero odiare i turisti. Voglio recuperarlo perché penso di averlo visto da qualche parte sui soliti canali che vedo io. Però me lo sono perso pensando che fosse una puttanata. Adesso che No, è lo molto divertente. È ricongiungo, molto divertente. Oxford Murders, secondo me guadagno, Sì. me la godo proprio. Comunque, l'altra cosa che volevo dire, che mi spiace non aver detto prima nella parte senza spoiler, ma vabbè, pazienza, è che secondo me questo film ha un finale pazzesco. È un Top, finale veramente. tostissimo, che mi stupisce onestamente che siano riusciti a far passare questo finale nel rating R. Probabilmente ci sono usciti grazie al fatto che non si vede niente, è tutto audio, tranne proprio un piccolo mezzo pezzetto di carne inquadrato storto, fuori fuoco. Beh, Ed è... rispetto a Omen che si vede una fissa a un certo punto, quindi direi che siamo quasi, siamo stati Però, quasi casti qua. perché a questo punto diciamolo per chi magari non avesse visto il film, non lo volesse vedere, ma ci sta ascoltando perché non gli frega niente, gli spoiler, è curioso. Praticamente quello che succede è che lei capisce cosa è successo, sbrocca, ammazza, cioè dà fuoco al laboratorio, riesce ad ammazzare il prete, esce dalle segrete della villa sanguinante.
Ci sono questi 5 minuti che sono un po' l'equivalente di questo film dei 5 minuti di Nigel Tiger Free in Omen che sta uscendo di Sì. testa. 5 minuti in cui lei inizia a urlare e a sforzarsi fino a che non riesce a partorire di sua iniziativa, cioè proprio l'aborto intenzionale, No, non però so. aspetta, non aveva già rotto le acque, però dici che È ci vero, mancava. sì, hai ragione, le si rompono le acque, quindi Tra partorisce l'altro da è sola in piedi divertente su perché una rupe. tutta quella scena è figa perché, spoiler, inizia a essere un momento tipo Rape and Revenge, dove lei prende tutti i suoi aggozzini e li ammazza Ah, in certo, sì. maniera anche abbastanza insistita comunque. Cioè inizia a prendere quella piega lì che l'altro film non Diventa aveva ed è super brutalissimo figo, poi. diventa molto brutale, molto tosto. E lei E anche con un forte partorisce. senso di minaccia, tra l'altro, col prete della Casa de Papel. Sì. E quindi è tosto. La scena del parto è figa perché è veramente lei che. E c'è tutta questa scena in cui lei fa il massacro, c'ha le contrazioni al ritmo col quale sono effettivamente le contrazioni di una donna che partorisce, perché ci sta sempre quella scena drammatica, quella finzione forzata del ah, si sono rotte le acque, dobbiamo correre, il bambino sta nascendo, e poi magari il travaglio va avanti per un giorno e mezzo, per dire. Sì. E qua invece ci sono lei che acque rotte, quindi è come se scattasse questo timing. E poi col timing iniziano ad esserci le contrazioni e mentre sta facendo queste cose sta costantemente combattendo anche contro le contrazioni che le impediscono di portare avanti il barbaro massacro che vuole compiere. E qua secondo me ci sta la sceneggiatura che è superiore rispetto a Omen. Anche perché poi ripeto, questo è il finale del film. Lei, cioè il finale, il film proprio si conclude con lei che riesce a uscire dopo aver ammazzato lo scienziato. È lì su sta rupe da sola che urla, gli riesce a partorire in piedi sto coso. Non lo vediamo, ma sentiamo che fa dei versi strani. Non, sai, poi ti rimane il dubbio, magari sta facendo semplicemente fatica a respirare, però fa dei versi strani. Sembra suggerire che sia nato comunque un aborto o magari Perché comunque l'anticristo, ma ci sono nelle scene precedenti sì. il fatto che ci stanno comunque sti feti in barattolo che Secondo sono. me, Esatto. altra cosa comunque in comune con Omen, anche lì gli esperimenti precedenti erano nati robe strane. Secondo me, quello che suggerisce è che nasce l'anticristo, però vabbè. E lei piglia un masso e pam, lo ammazza, cioè gli tira il masso addosso. E il film finisce così. Cioè, è un finale potentissimo ed è tra l'altro l'estrema versione dell'aborto. Io ti abortisco dopo che ti ho partorito, beh. Brutta merda. Ed è proprio, cioè, In Italia stanno ancora a fare le a me, battute, cioè stanno ancora a fare le onestamente, questioni su sentire il battito del bambino, che poi, cioè, ma biologicamente, quando vanno ad abortire il cuore non è ancora formato, quindi che guarda battito che del cuore stai facendo le stanno a fare anche in sentire? America, non ti credere, Esatto, certo, di quello che sta esatto. succedendo. E qui c'è lei che hai voglia di dire che sono temi che ci sono nel film, però non è esplicito. Cioè, c'è lei che è stata manipolata, è stata stuprata, è stata messa incinta, è stata convinta, ci ha avuto le manipolazioni mentali di questo bimbo deve nascere, eccetera. Scopre quello che è successo ed è proprio l'estremizzazione, quello che dicevamo prima, l'estremizzazione del concetto di lei che riprende possesso della propria autonomia e del proprio corpo e carnefice, cioè massacra tutti quelli che la punisce, tutti quelli che l'hanno messa in questa situazione e poi abortisce in una maniera un po' non abortente, ma insomma, secondo me è meraviglioso questo finale. È un finale quasi disneyano in come scalda il È cuore. disneyano perché prede sono i cattivi con le loro parrucche, i loro costumi ridicoli che perdono. Eh Quindi è sì, tra l'altro. disneyano. Sì, è vero, ci sta. E poi sì, a me fa cagare sotto. A me tutte le volte che compare il fantasma della monaca, perché è una cosa che non è mai esplicitata, però è suggerita costantemente che. Cioè, ci sta questa monaca che lei accudisce all'inizio, che poi muore, e lei se la vede che gli appare la notte. A me quella roba là che fa un po' la mossa Hereditary, nel senso non sono dei jump scare, tu li vedi mentre stanno succedendo, e sono cose che non è che
impattano con la tua vista, sono soltanto delle presenze e questa cosa fa cagare sotto, al di là del fatto che le suore fanno paura, quindi... Sono un po' come i clown. Allora, sì, secondo me le suore fanno più paura dei clown. Ci sta, ci sta. Bello comunque, piaciuto anche questo. È un bel double bill con Omen, l'origine del presagio. E è un altro film, secondo me, molto, molto interessante, con belle idee. E poi proprio c'è. Cioè, sanguinario, cattivo, urla, merda, schifo, Un sacco di blasfemo. attrici buone che fanno le monache, tra l'altro, che ci sta Simona Tabasco, ci sta Benedetta Porcaroli, cioè tra l'altro Simona Tabasco è di qua vicino, ha fatto la voce della fidanzata del personaggio di Liberato, che si chiama Lucia, e ci ha fatto tutta una canzone sopra, sta voce mi fa impazzire, quindi diciamo c'ha una grande carica, per chi non se la ricordasse è il E beh, White mignottone Lotus. dentro White Lotus, esatto. Sì. Fantastica. Ma Va carina pure bene. Benedetta Porcaroli. Sì, ok. Aspetta, Benedetta Porcaroli. Ah, ok, è l'altra È sua, ok. l'altra, esatto, è Sì, l'altra sì, sì. sua. Sì, ma lei tra l'altro ha già una carriera, come si dice, internazionale più avviata da tempo, perché Sì. era. Come si dice in Sette donne e un mistero, un film francese, era già uscita, diciamo, un pochino Sì, dall'Italia. la Porcaroli, sì. Tra l'altro, altra cosa di cui non abbiamo parlato, la scena con la quale inizia, monache spaventose, gamba rotta, quindi io già subito mi sento perso, dentro tombata viva, che è un'altra roba super agghiacciante, tra l'altro come rappresentata, come tutte i grandi rimandi quindi alla tradizione del cinema horror in Italia, quando sapevano fare ancora cinema horror. E che altro dire? Scusami, devo fare Vai. una precisazione. Mi sono confuso. In realtà questo è il primo film in cui Benedetta Porcaroli, vabbè, a parte che comunque l'hanno girato in Italia, però è il primo film internazionale che fa, perché Sette donne e un mistero, in cui c'è lei, è il remake italiano. Ah, Che ecco. non sapevo neanche esistesse, abbiate Nemmeno pazienza. io, nemmeno io. Agli Ma Reissan, tra l'altro stavo accidenti. pensando, sai, Sette donne e un mistero è un film che terrà qualcosa come 15 anni, era 8 donne e un mistero, quindi probabilmente un film che tiene 15 anni, lei aveva Eh sì, probabilmente... è del 2002, c'ha 22 anni, altro che 15. No, ok, no, non poteva essere. Non Invece poteva essere. quello italiano è di 3 anni fa. Ok, Ecco, più facile. questo mi spiega. Sì, perché lei a 26 anni ne avrebbe avuti 14, tipo. No, no, vabbè, ok, scusa. Vabbè, non è, io sul cinema italiano recente e sullo stato dei giovani attori sono obiettivamente poco, Allora, poco sul gli pezzo. attori giovani me li seguo, a parte perché sono tutte quante splendide attrici, però comunque mi piace poi seguire i corsi delle carriere e mi piace vederne anche la crescita. No, certo. E io diciamo ogni tanto ci spero sempre nel cinema italiano che si ripiglia in qualche modo, quindi... Ci sta. Va bene, vuoi aggiungere altro su Immaculate? Per me abbiamo abbastanza Che è spolpato anche figo questo. e che fa cagare tutto. Cioè, e soprattutto fa più paura perché anche se tu non credi nell'anticristo come in Omen, cioè che ci sta appunto quel valore materiale della cosa che lo rende veramente film raccapricciante. Ok, allora l'ultimo film di cui andiamo a parlare è un film che esce nelle sale italiane proprio nei giorni in cui stiamo registrando. L'uscita è del 17 di, come si dice, di, no, 18, 18 luglio, quindi giovedì. Quindi tecnicamente quando stiamo registrando nella notte fra il 17 e il 18 che fa atmosfera, non è ancora uscito, ma insomma ci siamo. When Evil Lurks. Guardavo prima e dovrebbe uscire una 26 sale, una roba del genere, quindi non tantissimo, ma comunque abbastanza sparso in giro per il paese. Il film è diretto da Demian Rugna, o Rugna, la rogna, cioè,
Non so. Forse Orugna, essendo argentino dovrebbe essere Orugna. Rugna può essere, sì. Che è, credo, al suo primo, no, al suo secondo lungometraggio. Il primo è questo Terrified Aterrados, che non, onestamente non lo conoscevo, è un film del 2017, quindi diciamo. Però questo qua è un film con cui si è fatto molto più notare. Ha fatto il giro dei festival, era al Toronto International Film Festival. A ottobre è uscito in America e poi dopo a fine ottobre è uscito inizio ottobre un po' nelle sale, poi a fine ottobre su Shudder, che è il servizio, diciamo, di streaming horror americano di Me lo riferimento. aspetto comunque facciano una mossa tipo e questo qua prendono e lo fanno uscire, fanno un remake americano. E da questo remake Potrebbe americano faranno tipo 47 sequel e lo può produce essere. Blue Mouse, così. Può essere, può essere. Shudder è un po' l'equivalente di Midnight Factory, no? Che è l'editore italiano Ok. che è specializzato nei film horror, che ha fatto anche il suo canale di streaming a cui ci si può abbonare tramite anche vari, tipo per esempio sotto Amazon lo trovi per abbonarti. Dato a me piacciono molto le edizioni Midnight Factory, cioè sono proprio bei prodottini, cioè so chi cazzo. Sono assolutamente molto bravi loro, senza dubbio, senza dubbio. Non so onestamente chi l'abbia distribuito in Italia, come si dice, lo stavo guardando prima. Ah, Blue Swan Entertainment l'ha portato in Italia, che vabbè. Non so chi siano. No, ma ultimamente li vedo abbastanza. Sono un distributore che vabbè fa appunto film. Non so come li potrei scrivere, un po' indipendente, certo, in realtà misto, perché hanno distribuito anche per esempio Come ti ammazzo il Bodyguard 2. Beh, cioè, voglio dire, hanno una serie di capolavori alle spalle di film con grandi successi commerciali, coraggiosi, con cast sconosciuti. Fanno cose anche molto di genere, perché ad esempio hanno distribuito The Lair, che è l'ultimo di Neil Marshall. Tra l'altro anche quello l'ho visto al Paris International Fantastic Film Festival, che dove ho visto a dicembre When Evil Lurks, che poi in Francia è uscito un mesetto fa, se non sbaglio. Ad ogni modo, When Evil Lurks, che ha questo manifesto bellissimo con la tizia che si sta piantando l'accetta in fronte, però in realtà Ah, ce n'è che un. scena incredibile. C'è un altro anche carino dove ci sono i due protagonisti di spalle in campagna con una mano tutta corrotta che scende dal cielo e che taglia in due e crea un crepaccio per terra. Sostanzialmente questo film, volendo, si ricollega un po' agli altri film di cui abbiamo parlato prima di questo, ovvero Omen, L'origine del presagio, Immacolata la prescelta, perché in fondo anche qua si parla della nascita di uno pseudo anticristo, È della sostanzialmente. chiesa che è una merda. Sì. E L'Iglesia sta muerta, shit. Perché cosa poi me lo sono succede? visto in argentino senza Ah sì. sottotitoli. Vabbè, io ho i Ma non sottotitoli solo perché argentino senza sottotitoli, la cosa veramente divertente è che noi in facoltà abbiamo una delegazione di professori e studenti della Plata, un'università in Argentina. E ci abbiamo fatto una masterclass e ci siamo portati a mangiare lunedì, quindi ero ancora abbastanza settato con lo spagnolo. Infatti mi disturbava la questione spagnolo. Cerco, so quello che stanno dicendo, sottotitoli che me lo mettono in un'altra forma, e quindi alla fine sono andato all'in, ho visto soltanto, l'ho visto dritto in spagnolo. E non succedeva dal 2018, forse. Forse ho visto qualcosa di cosa là, in spagnolo. Praticamente siamo in una zona di rurale dove ci sono questi due fratelli che sentono una sparatoria durante la notte, vanno a indagare, trovano un cadavere tagliato a metà, tipo, e scoprono che in una fattoria vicina c'è il figlio della padrona della fattoria che è posseduto da un marcio, il Rotten lo chiamano Allora, qua. lo chiamano Elincarnado. È l'incarnato, che è un demone che sta aspettando di nascere, di trovare una nascita fisica, e conquistare il mondo sostanzialmente. E solo che il problema di questo demone è che si presenta anche come un contagio, nel senso che, o meglio, questa cosa viene spiegata per,
termini vaghi da loro man mano che si fanno prendere al panico e sanno che sta per scoppiare un casino lì e devono cercare di risolvere la questione di far fuori questo tizio per evitare che parte il contagio. Perché cosa succede? Che più si avvicina alla nascita questo demone e più tutta la gente attorno viene contagiata dalle sue possessioni e inizia a piantare su un casino. Cioè, a parte che lo servono e lo proteggono, ma poi si ammazzano, fanno un macello e iniziano ad ammazzare altre persone che poi rinascono demonizzate. Un delirio. Loro Tra cercano di l'altro, su risolvere. questi toni, tra l'altro, mi viene subito a dire, prima che me le scordo, le due reference fortissime, un po' mi ha ricordato il Prince of Darkness di Carpenter, che secondo me ha chiari riferimenti, e l'altra roba mi ha ricordato invece la trilogia dell'Inferno di Fulci. Cioè, Ci sta, sì, assolutamente. Sicuramente. proprio come esplosione di violenza, come rapporto terra-terra materiale con la putrefazione della carne, tipo zombie, paura nella città dei morti viventi, sti fatti così. Quindi è stata una sorpresa interessante sotto questo punto di vista, Ci questo, diciamo, sotto il profilo semantico. sta assolutamente. Tra l'altro ha vinto premi, ha dominato al Sitges, che è il festival del fantastico spagnolo di Spagnolo, Catalogna sì. per eccellenza. E niente, adesso non vado ulteriormente nei dettagli, però è giusto per dare un po' il quadro. Quello che succede è che loro cercano di eliminare questo qua, non ci riescono. Scoppia il casino e si ritrovano in una situazione che per certi versi ha un po' lo sviluppo da film di zombie, se vogliamo, nel senso c'è cioè il contagio che piano piano si sparge, solo che questi non sono zombie, ma è come se fossero tutti indemoniati quelli che vengono contagiati, e quindi hanno questa cosa che ammazzano gli altri, ma lo fanno in maniera molto crudele, giocando anche con le loro vittime in termini di spaventarli, metterli a disagio, farli star male, ti ammazzo il membro della famiglia, ti faccio Di ammazzare il cane, sta raccontargli roba qua. cose che ti fanno stare una schifezza mentre le senti. Perché E poi c'è sempre il dubbio, poi. ma quello che ha davanti non è che è Esatto. già stato preso, o forse lo posso ancora salvare, insomma, tutte queste cose qua. E ovviamente poi giocano proprio sul fatto che ti colpiscono sugli affetti, oltre a piantare su un casino e spaccare tutto. E da lì viene fuori un film che gioca su queste tensioni qua, sulla corsa contro il tempo nel cercare di capire se si può fermare questa cosa che rischia di diventare, cioè, dal villaggio mandato in rovina, rischia poi, se questo demone nasce, di essere l'inizio della fine del mondo, sostanzialmente. E il film si sviluppa così. L'altra cosa che posso aggiungere senza fare spoiler è che molti l'hanno paragonato a Speak No Evil, che era come cavolo si dice? Aiutami. Il Il film film danese. danese di un paio di anni fa, di cui deve uscire a settembre il remake americano con James McAvoy, non perché abbia molto in comune a livello di racconto, perché quello era un film assolutamente realistico, cioè magari non necessariamente realistico al 100%, però non c'era sovrannaturale, qui c'è il sovrannaturale, dove se io vedo un parallelo nel fatto che è un film che non le manda a dire, cioè sa essere molto cattivo, non concede nulla in termini di essere piacione, cioè, tira un sacco di pugni No, nello è stomaco proprio sgradevole, cioè è un film proprio sotto molti motivi si è sgradevole. e l'altro parallelo con Speak No Evil è che anche qua si vede della violenza su bambini. Lo dico perché so che è una roba che può mettere in difficoltà e magari uno non vuole vedere un film dove dei bambini fanno una brutta fine. Lo dico anche perché io sono nella situazione opposta, nel senso io da padre rischierei di essere in quella categoria, invece io ho questa cosa che sì, da quando sono padre i bambini che pigliano le mazzate nei film horror mi colpiscono molto di più, ma io ne sono felice perché io voglio che i film horror mi mettano a disagio. E qui in particolare. È come l'esattamente l'esatta situazione opposta del fatto che l'anticristo puppa perché non essendo non credendoci, hai detto sti cazzi che va trovando questo. E in realtà qua c'è una confluenza delle due cose, nel senso che anche qui secondo me Esatto. torna d'attualità quello che dicevo degli altri film, ovvero che tutta la parte più demoniaca, più sopra le righe, e diciamo i 40 minuti finali del film, cioè quando veramente. E credo perché si parla appunto di quello, è una roba che a me non spaventa, e tutte le cose che succedono nella parte finale del film, poi magari ne parliamo con spoiler, però succedono delle robe truci, veramente, a me non hanno toccato. C'è però una scena, il film ha divertito, ma mi ha intrattenuto, lo trovo molto ben fatto a livello di tensione, eccetera, e di brutalità, perché poi sa essere anche abbastanza splatter in un paio di momenti. C'è
C'è però una scena che mi ha devastato, che è una È la scena di stessa nuovo. scena in cui Aspetta, ci siamo scritti, tra l'altro. aspettiamo un attimo a dire cosa succede di preciso, però l'ultima cosa che voglio dire, c'è una scena, no, che voglio dire senza spoiler, c'è una scena in particolare dove è la classica scena in cui tu sai perfettamente, cioè non è che lo sai, però vedi come sono posizionate le pennine e dici, ah ok, qua molto probabilmente succederà questa cosa, che è una roba terrificante. E dura tipo 5 minuti l'attesa che succeda del ma succede? Non succede? Sta per succedere? Oh mio Dio, no, è palese, sta per succedere, minchia, fallo succedere. E quei 5 minuti sono veramente, cioè, c'hai lo stomaco che ti si strizza. Al punto che poi quando succede è È quasi velocissima. liberatorio. È Sì, quasi liberatorio quando assolutamente. succede. E quella scena secondo me è fortissima e... E devo dire che comunque tutto il film è diretto, cioè al di là del mio magari non sentirlo forte a livello, come dire, emotivo e trascino, perché è appunto per ciò di cui parla, che è una cosa che mi prende fino a un certo punto, trovo che sia tutto fatto molto bene a livello di costruzione della tensione, di come si sviluppa e di andare verso il finale. In questo anche mi ricorda un po', è carpenteriano, perché non va assolutamente verso un lieto fine, diciamo, è molto cupo, è molto... tragico, per cui no, lo straconsiglio a chi vuole passare 100 minuti poco allegri, mettiamola. Non so, c'è qualcosa che vuoi aggiungere fuori da spoiler? Sì, fuori da spoiler, che la materialità è interessante di tutta la questione, più che la parte cioè la parte materiale del sovrannaturale, come è resa, è abbastanza disgustosa, sì. Sì. No, ecco, in questo sai cosa di bello? Che secondo me trova un equilibrio perfetto fra il realismo e il surrealismo, nel senso che stiamo Sì. parlando di un demonio che letteralmente possiede qualcuno e poi possiede tutti quelli che stanno attorno perché vuole nascere e portare l'apocalisse, cioè siamo veramente a un livello di follia e surreale. Però allo stesso tempo il modo in cui te lo presenta è molto terra-terra, cioè questo tizio malato... Esatto. Che c'ha il pus e che contagerà chi gli sta attorno. È letteralmente un contagio che viene passato airborne, quasi. È un virus che si propaga e la gente inizia a impazzire, a ammazzarsi. In questo gli dà un tocco di realismo. E infatti, secondo me, finché non esplode poi nella parte finale, io ero abbastanza teso e preso. Poi mi ha un po' perso, pur continuando a trovarlo fatto Sì, molto bene. quando arrivano a casa della gnora, secondo me, sì, cioè ci sta la cosa che diventa un film più tradizionale, cioè ci sta un po' questo switch, secondo me, e questo posso dire, secondo me, for spoiler. Poi sai cosa di bello anche secondo me? Che è molto legato, cioè ci vedi un legame con la tradizione, con il folklore locale, che lo rende comunque diverso dal solito e gustoso da quel punto di vista, cioè gli dà un sapore. Da un gusto locale. Sì, lo rende Perché comunque un po' cioè, diverso. è questa declinazione argentina comunque te lo rende diverso, perché poi le situazioni che trovi sono disgraziati in campagna, pastori, proprietari terrieri. La iglesia sta muerta, secondo me è una frase molto interessante. Che poi magari approfondiremo più in là come scenario che ti apre con una frase solamente. E quindi è una declinazione interessante, cioè è proprio come si caratterizzano le cose senza mai essere troppo dentro, senza mai guardartele troppo da fuori, senza essere un film, senza essere generico, ecco, che è assolutamente una marcia in più. Sì, no, devo dire, ottimo. Segnalo due recensioni che ho visto su Letterboxd, che mi piacciono molto. Una dice, lo scrive come, e se il finale di The Mist durasse per un film intero? Cioè, proprio l'horror della depressione. E poi aggiunge, non so perché ne parlino come del perfetto film di Halloween. Halloween è divertente, questo è un film deprimente. Però funziona. E l'altra che ho visto dice, a un certo punto un personaggio spiega che il male si sparge più velocemente se spari a chi è posseduto con una pistola.
Dice, cazzo, se questo film fosse ambientato negli Stati Uniti, l'intera popolazione sarebbe massacrata in 20 minuti perché iniziano a spararsi tutti. Ciao. Invece in Argentina ci sono meno armi. Sì, tra l'altro poi è divertente la connotazione che danno perché massima sembrano le schioppe dei nonni che ci hanno appoggiati sopra al camino. Non c'hanno, cioè dovrei avercene pure io una da qualche parte di queste. Roba di mio nonno, veramente. E forse Sì. di suo padre prima di lui. E quindi cioè, è proprio interessante come è connotato. Cioè, ha un carattere. Ha una sua, anche una sua estetica che è strana e si vede il fatto che ha basso budget, però non lesina sugli effetti speciali pratici. Perché quelli là, secondo me, pure ci dà un bel tocco. E secondo me, non mettendoci gli zombie, gli dà questa cosa un po' inquietante, fulciana, nel senso che non c'è un'alterazione visibile di tutti quelli che sono posseduti e che quindi è disturbante, perché poi si trova a vedere certa roba fatta da persone che sembrano non stare bene tutto sommato, tra cui la scena del poster, non ne cito altre, che è quella che si chiama l'accetta in faccia. Sì, che tra l'altro è parte del discorso di prima, nel senso, adesso io non so se questa venga dal folklore o sia un'invenzione di chi ha scritto il film, però l'idea è che se gli spari, per fermargli gli spari, in realtà fai propagare il contagio più in fretta, è bella perché rende difficoltoso usare quella che sarebbe l'arma più efficace per difendersi, e la scena nel poster della tipa che si ammazza ad accettate, è perché dice, ma ammazzo con l'accettata, teoricamente è più... Però secondo me quello che il poster non rende è pure è la materialità del gesto. Non è che tu ti dai un'accettata, finisce là. Lei lo fa in maniera ripetuta e meccanica per 3-4 volte. E tu stai là e fai, quando la smette? Perché non la smette? Sono queste, diciamo, le cose che pensi Sì, e più forte. poi lì poco prima c'è, a quella scena ci si arriva perché? Perché si ritrovano un capo di bestiame posseduto, adesso non so se vogliamo definire, cioè, e ti fa vedere anche che c'è comunque anche un elemento metafisico perché c'è quella situazione da so che non gli devo sparare perché se gli sparo propago il contagio. Ma alla fine qualcuno non riesce a trattenersi dallo sparargli perché dà di matto a vedere quest'animale che lo fissa indemoniato. Devo dire, su queste cose è fatto molto bene. Ma in generale, No, secondo per me, esempio bello, quella piaciuto. scena comunque è molto figa, soprattutto come è articolata. No, ma tu proprio tutto vogliamo parlare di Allora, spoiler adesso? se non si temono le cose che abbiamo elencato prima, film straconsigliato. Passiamo a fare gli spoiler, quindi se non volete spoiler, smettete di ascoltarci. Ora, tutta quella costruzione là è figa perché la scena c'è uno deve venire uno della chiesa a occuparsi di mio figlio. E detto, ma perché mio figlio? No, mio figlio è posseduto, non è incarnato ed è così da un anno. Ho detto, ma come da un anno? E trovano questa specie di fagotto di carne e pus che vomita, che fa schifo proprio e devono liberarsi di questa cosa. E questa è la prima cosa. E quindi stanno là tutti quanti con questo fucile in mano che tremano, lo puntano. Hanno detto: no, no, non lo spara, non lo sparare. E tu, quando vedi questa roba, non capisci immediatamente. Quindi tu stai là, guardi e dici: come? E vai avanti, continui a vedere, e vai avanti e continui a vedere. E poi a un certo punto, penso dopo 3/4 di film, ti iniziano a spiegare le regole con le quali l'incarnato si propaga. E tipo non utilizzare l'energia elettrica, non sparare, e animali che si comportano in modo strano. E il fatto ci sta la capra che lo sfida, che sfida il tipo a essere sparato. Comunque è una trovata È forte, bellissimo, è bellissimo. Sì. Ma eh? con gli Tutto animali perché fa poi così. dici che è una capra. Li usa bene gli animali, come appunto dalla scena che menzionavamo prima, quella del cane. Questa scena con, lo dico per chi magari ci stesse ascoltando per curiosità e non avesse la minima intenzione di guardare il film, cioè questa scena in cui uno dei due protagonisti va dalla ex moglie perché vuole salvare l'ex moglie e i figli piccoli, e c'è questa scena in cui sono lì e si parla del fatto che si sta diffondendo il contagio e non gli credo, ma che cazzo è di il folklore.
E ci si trova in salotto con la bambina piccolina e il fratellino un po' più grande, e c'è un cane che è tipo un bulldog, mi pare, molossoide, un molossoide. molossoide, e lì tu dopo 20 secondi hai capito, cioè sei lì che dici no, minchia, adesso succede che il cane è posseduto. Mi pare che si vede anche qualcosa che fa pensare, il cane va a leccare Il forse. cane va ad annusare tipo i vestiti, perché poi tra le altre regole ci sia questa roba, si attacca ai vestiti, devi Sì. bruciare i vestiti E il cane va a annusarli e quindi tu e ti il cane aspetti va che ad il cane. annusarli. E ci sono, credo, secondo me sono 5, almeno, a me sono pesati come almeno 5 minuti, magari erano 30 secondi, di scene con i genitori che sono di là che discutono animatamente, la bambina lì che gioca col cane e tu sai che il cane sta per magnarsela. E dura, cioè se gli. È la classica scena, io l'ho visto a un festival, la sala era abbastanza piena, si sentiva proprio la sala che era tesa guardando questa roba nel silenzio, E tutti. poi la scena è veramente drammatica, non è tanto, cioè tu duri un secondo il fatto che lei piglia, che il cane pigliasse magna creatura, ma poi la reazione del bambino, che cosa, cioè così, cioè è veramente molto disturbante. Eccola, comunque ti sette il mood del film, e sì, io lo ritengo forse il momento più tosto di tutto il film. Poi anche a me comunque il finale con la scuola e i bambini non dispiace, La scena però è che molto più tradizionale. E poi la scena brutta là, il fatto di quando i bambini normali che martellano la vecchia. Se, beh, poi c'è anche, allora, secondo me è come è normale forse, è più forte nella preparazione che poi Sì. quando si. Perché ad esempio anche quando il fratellino un po' più grande che riescono a portarsi dietro, a salvarlo per un po', e poi arriva c'è la scena in cui arriva la madre posseduta e lui va ad abbracciarla, e secondo me quel momento lì è anche straziante perché è il bambino che abbraccia la mamma è spaventato, in realtà Che in se lo sta realtà è portando via. morta, esatto. Quando poi lo rivedi dopo, che è il momento splatter, non mi ha fatto né caldo né freddo. Poi lo ritrovi con lei che lo sta portando in Lo braccio sta portando in braccio e si sta e mangiando il cervello tipo busta di patatine, sì, che è tutto. è Perché poi è lì una con la cosa scena di che fianco. dicono spesso, e te no, l'hanno trovato, è quello che vomitava il corpo dei suoi genitori che aveva mangiato il giorno prima. Lo dice a un certo punto, ma la Sì. citazione letterale non me la ricordo perché lo spagnolo, ed è stato impegnativo comunque come Sì. scena. Però attenzione, non è secondo me lo splatter quello fatto per farti. Cioè, non è lo splatter per esempio dei primi film di Peter Jackson, non è quella roba No. eccessiva per fare schifo, è proprio fatto per mostrare la violenza e farti impressione a livello Sì, è quello psicologico, secondo me. splatter distaccato, non lo splatter, cioè non è il gusto budelluso che è Sì. diverso. Sai cos'ha il problema? Ripeto. Con me è la percezione mia personale che fa sconfinare quella scena nelle classiche cose che a me non fanno paura dei film, tipo L'Esorcista, eccetera, dove c'è il demone che gioca, che scherza, è un po' quello, cioè è lì, sto facendo il figo che me magno le patatine, guarda, sto a mangiare le patatine, cioè c'è quell'indifferenza nel farlo, ma Esatto. manco ti guardo, che è figa, è divertente, però è quello, cioè io la trovo divertente. Esatto. È quasi a livello della scena della possessione in facciamola finita con John Cioè, è Hill. l'assoluto disprezzo della carne in quanto tale, che è una cosa molto fulciana, Sì, se vogliamo. assolutamente. È che diventa però, cioè, nel senso, questo stesso tipo di indifferenza nei confronti della sofferenza, probabilmente in un film su un serial killer mi metterebbe molto a disagio. In un film Certo. sul demonio che possiede la gente e porta l'apocalisse, lo vivo più come la roba divertente. Però, di Sì. nuovo, sto continuando a tornare sul fatto dell'effetto che fa a me. La scena in sé, secondo me, è efficace, tutto il film è molto No, le efficace. scene sono tutte quante molto efficaci, specialmente perché gioca su quel limite là con quei riferimenti là. Cioè, è come quando nei film anni 70-80, quel gente che si pianta i chiodi sotto le unghie, cioè, sti fatti così, insomma. E pure là, secondo me, nella palette dello splatter siamo anche distanti dai Fede Alvarez di qui sopra, siamo anche distanti dallo splatter, cioè da quando Sam Raimi faceva La casa e faceva brutto sul serio.
Cioè, ripeto, la cosa che mi ha dato proprio come impressione è Fulci. Fulci quando ci sta il prete posseduto, che posseduto lo capisce che è posseduto perché è grigio, che prende e gira praticamente per questo paese, così anche per esempio un'altra cosa che ci potremmo riguardare, pure quello, vabbè, però poi non abbiamo più tempo per campare se aggiungiamo altre serie di recuperi di roba da vedere, però comunque sì, è stato strano. È stato strano perché comunque c'è una fotografia che si vede che non è ricercata, ma non è non ricercato anche nelle intenzioni, perché pure secondo me tutta il lore che sta dietro questa chiesa che comunque si occupava di questi incarnati, quella specie di apparecchio che devono montare per trovare la specie di sé stante del maligno, cioè. Ci sono dei tocchi che lo rendono un film originale in un contesto di film abbastanza così, e poi ci stanno, però restano marginali, non sono mai principali, non sono mai essenziali per lo sviluppo del film, perché il film è molto, è molto bloody più che splatter oriented, ecco. Ma comunque è bello, secondo me. Ti segnalo che ai Critics' Choice Super Awards era candidato, ma ha perso contro Talk to Me. Che il nuovo e il vecchio di Talk to Me. No, Talk to Me è Talk to Me è quello della mano, quello che prendi la mano e sì, Talk senti. to Me è quello che non ho ancora visto, ok. Ah, Perché poi a un certo comunque punto li è no, pare sia buono. chi cazzo. Sì, Sì, ma ce l'ho da qualche parte su una rivista. ti dico, erano Talk to Me, Evil Dead Rise, Megan, Scream 6 e When Evil Lurks, i candidati, che comunque a me sono chi più chi meno, Beh, sono mi hanno tutti divertito quanti tutti. piaciuti abbastanza, Sì, sì. assolutamente, assolutamente. Fighi sti, sono praticamente, sti Critics' Choice Super Award, sono dei premi. È una cerimonia annuale fatta dalla Critics' Choice Association dedicata al cinema di genere. Esiste da 4 anni. Cinema e TV di genere. Quindi hanno il premio per il miglior film d'azione, science fiction, horror e supereroi. È comunque più facile che dividere le categorie dei videogiochi. Sì, però come serie TV di supereroi quest'anno ha vinto The Last of Us. Ma di supereroi in che senso? Cioè, allora, nei primi 3 edizioni ha vinto The Boys, WandaVision, The Boys, e poi probabilmente hanno detto: no, ma non possiamo far vincere ancora The Boys. Vabbè, fai The Last of Us. Come The Last of Us? Fai The Last of Ma Us. anche là, per esempio, sono stati stronzi. Potevano giocarsi uno She-Hulk, per esempio. Dignitosissimo. Che te devo dire? Che poi ha vinto anche come miglior serie horror, ovviamente. Ovviamente. Però a questo punto voglio sapere, aspetta, best superhero, best superhero TV, quali erano gli altri? Ahsoka, The Flash, Gen Beh. V, Loki, Superman e Lois, The Walking Dead, Dead City. Ma perché? Tratto da fumetto. Comunque, per me, in mezzo Sì, a è questi, per me quello. la migliore era Asoka. Cioè, Ma può essere, sì. se vogliamo buttarlo di supereroi e considerando The Last of Us un'altra roba, era chiaramente Asoka. Che spoiler, mi sta piacendo, cioè mi piace di più di Accollo. Ah, ok. Io devo ancora vedere Spoiler. l'ultima di Accollo, però vediamo. Io l'ho iniziato a vedere oggi pomeriggio, ma sono crollato come una pira. E Va bene. Allora, adesso dai. sapete perché, nonostante questo orario sia così lucido nelle mie elucubrazioni. Dai, chiudiamo qua. Sì, io segnalo che oggi, venerdì 19, esce questo podcast che avete finito di ascoltare. Lunedì 22 esce l'asta cinematografica di Rinforzo. Mercoledì 24 esce, non diciamo ancora cos'è, ma è il primo episodio di una nuova roba monografica che abbiamo deciso di fare imbarcandoci in un'impresa insensata. E se riusciamo a registrarlo, perché io non do mai niente per scontato, venerdì 26 punto a pubblicare un podcast in cui chiacchieriamo appunto di The Acolyte e The Boys, stagione 4, sì.
E questi sono gli ultimi Outcast Popcorn prima della pausa estiva, poi torneremo a settembre con i retro già annunciati che sono Top Capi, Amadeus e vabbè, altre cose. Per oggi è tutto, grazie Francesco, grazie per l'ascolto barra visione, grazie al microfono che mi ha abbandonato e in quest'ultimo segmento ho usato la webcam, alla prossima. Ciao!